Va bene, okay. Vi hanno messo al primissimo banco. <ride> Pronti per la cattedra. Eccoci qua. Ci siamo accomodati tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti, è per me un grande piacere essere qui con tanti ragazzi delle scuole davanti e tanti altri che ci stanno seguendo in diretta e che interverranno per darci le loro testimonianze. Um, siamo oggi qui, oltretutto, diciamo, questo per me è un, diciamo, molto importante, il fatto di confrontarmi direttamente in presenza con dei ragazzi perché parliamo di eh, un problema che riguarda moltissimo eh, i più giovani, oltre che la società nel suo complesso, ed è l'obesità. Secondo i dati ISTAT, in Italia nel 2022 la percentuale delle persone in sovrappeso era pari al 46% della popolazione circa eh, e quelle con obesità l'11%. Eh, questo è un problema che sta... Eh, aumentando dagli anni eh, 90 ad oggi e sta sempre più riguardando anche eh, le generazioni più giovani eh, che eh, cominciano a acquisire qualche chilo di troppo che poi crescendo invece magari di andar via comincia a diventare un vero e proprio eh, problema un problema di salute di cui adesso parleremo e analizzeremo le varie, eh, le varie conseguenze eh, a fronte di, questo, eh, di questa che è una vera e propria malattia cronica l'obesità eh, c'è ancora poca informazione eh, sono stati fatti dei questionari che adesso andremo ad analizzare, a raccontarvi, sono stati fatti tra i ragazzi e tra la popolazione nelle farmacie dai quali emerge che circa il 30%, nello specifico il 29% delle persone adulte dichiara di essere poco informato eh, in materia. E nasce proprio da qui eh, Feel Good, la campagna di informazione e di sensibilizzazione eh, contro, eh, nei confronti dell'obesità che è rivolta agli adolescenti ma anche alla popolazione generale, alle loro famiglie, eh, che è stata condotta prodotta nelle scuole in particolare in cinque scuole in sei classi di cinque scuole eh, che ha visto protagonisti 150 studenti e che ha avuto una seconda parte che invece ha coinvolto proprio le farmacie. Andremo a vedere che cosa è emerso eh, dal, eh, dalla survey di cui vi ho accennato e anche che cosa eh, i ragazzi hanno portato con sé di questa esperienza ma prima ancora do la parola per gli onori di casa per i saluti a Annalisa Mandorino segretaria generale di cittadinanza attiva. Grazie mille Livia e grazie a voi tutti per essere qui. E grazie in particolare ad Alfredo Crocaccini, vicepresidente di FederPharma, che in questo progetto, in questa campagna è stato... È, è Coprotagonista, diciamo insieme con Cittadinanza Attiva. Allora la parola chiave anche di questa giornata, ma un po' di tutto il lavoro che è stato fatto, è prevenire. E proprio per le ragioni che diceva Livia, perché l'obesità è una patologia, ed è una malattia cronica, c'è bisogno soprattutto di lavorare per prevenirla. E noi abbiamo eh, cercato di dare un nostro contributo con il vostro aiuto per farlo facendolo nei modi che ci sono consueti. Innanzitutto diffondendo informazione ma anche raccogliendo informazione. Quello che volevamo sapere nelle scuole e nelle farmacie che sono state coinvolte in questo progetto, scuole e farmacie di tre regioni d'Italia, Lazio, Piemonte e Sicilia, era soprattutto quanto se ne sa di obesità, che cosa pensano sia eh, le ragazze, i ragazzi, sia gli adulti di eh, obesità. E non ci ha molto meravigliato diciamo, il dato per cui il 29% degli adulti, e poi eh, le, le colleghe presenteranno un po' più nel dettaglio i risultati di questa indagine, ci ha detto non ne sappiamo molto di questo tema e sicuramente vorremmo saperne di più. E qui arrivo un po' alla seconda modalità che è tipica di cittadinanza e che vi ha visto protagonisti cosa di cui vi ringrazio ancora passare un po dalla fase della raccolta dell'informazione alla fase in cui si diventa informatori di prossimità e pur eh, avendo sempre noi l'obiettivo di dare un'informazione lucida, scientifica, consapevole, abbiamo sempre puntato nella capacità che le cittadine e i cittadini hanno, specialmente quelli più giovani, di essere degli informatori di prossimità, quindi di poter acquisire consapevolezza su un tema, in questo caso l'obesità, ma di poterla anche trasmettere. Per cui in particolare quello che è avvenuto nelle scuole è che poi i ragazzi e le ragazze stessi sono diventati a loro volta informatori presso i loro coetanei sul tema dell'obesità e questo è un passaggio per noi sempre importante perché è quel passaggio che chiamiamo dell'empowerment, dell'acquisizione di potere, no? potere di avere informazioni, potere anche di poter essere diffusori di informazioni. E poi c'è un altro aspetto che cittadinanza attiva eh, coltiva e ovviamente eh, con noi Federal Pharma, che è poi la possibilità a partire dalle informazioni raccolte, dai dati raccolti di fare delle delle proposte no? di orientare in qualche modo anche le decisioni di politica pubblica rispetto ai temi di cui ci occupiamo e oggi ne saranno presentate 10 di queste proposte che abbiamo condiviso con FederFarma e che pensiamo possano essere. Un'utile piattaforma su cui anche i nostri ospiti oggi saranno chiamati un po' a interrogarsi. Io in considerazione del fatto che il pubblico di oggi è un pubblico molto giovane, sia quello che è in sala sia eh, i, le, i ragazzi e le ragazze che sono collegati a distanza, volevo fare un ultimo riferimento al fatto che Cittadinanza Attiva si sta occupando molto anche con altre campagne, con altre iniziative, eh, del ruolo e del la percezione del corpo, di come viene percepito dalle ragazze e dai ragazzi, di come viene percepito anche in relazione all'uso dei social, per esempio, che anche nel caso dell'obesità spesso contribuiscono a diffondere lo stigma, no? un aspetto che noi oggi eh, tratteremo, e che invece possono diventare degli strumenti positivi, visto che sono un po' gli strumenti di comunicazione che voi maggiormente adoperate, per diffondere anziché informazione e consapevolezza. Cattiva informazione e consapevolezza buone, e, e questo è un po' il motivo per cui abbiamo chiesto alle scuole che hanno partecipato e ovviamente alle 105 farmacie che hanno aderito all'iniziativa di essere nostri compagni di viaggio in questa, uh, in questa campagna. Grazie mille Annalisa, eh, torneremo poi a fare il punto con lei al termine di questo viaggio che stiamo, eh, che stiamo iniziando. Ehm, do adesso la parola ad Alfredo Procaccini, vicepresidente di FederPharma, come è stato eh, già accennato, che ci racconta un po' il punto di vista eh, dei farmacisti aderenti a FederPharma e che sono stati coinvolti in questa, in questa esperienza. Sì, grazie. <coughs> Buongiorno a tutti, intanto io volevo ringraziare le ragazze che sono venuti qui oggi, ragazzi che eh, dovrebbero vivere una, anzi vivono la loro gioventù spensierata sicuramente con grande attenzione, però a tante problematiche, perché noi li bombardiamo in prevenzione, ma è importante che, è, è, che sia così, perché voi pensate alle campagne antifumo, alle campagne eh, mh, sugli alcolici, alle campagne sexting, revenge porn, alle campagne sul, eh, su tutto quello che è un... È un glossario di anomalie che colpiscono questi ragazzi. Nel senso, dovete fare tanta tanta attenzione. È chiaro che lo dice un rudere che si confonde qui con lo spazio circostante, però dovete capire che è, 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 la prevenzione è importante e fondamentale. Voi chiaramente la vedete molto lontano, non in prospettiva, ma prima o poi, fra 50 anni cioè, ci arriverete e quindi è, è parte da oggi. Quindi tanta attenzione a tutto ciò che, che vi circonda ed in particolare anche. Chiaramente ha una patologia importante con l'obesità. Quindi fare tutto farlo perché è giusto fare tutto, ma responsabilmente. Spero che ci riusciate. Mi fa piacere vedervi qui con tanta attenzione in questa giornata. Federfarma ha accolto immediatamente la diciamo, proposta di cittadinanza attiva su una problematica così complicata come l'obesità, che alla fine eh, non è soltanto obesità in quanto tale, ma che poi dà spazio a tante altre patologie conseguenti. Quindi è uno dei mali del nostro tempo perché ovviamente è cambiata l'alimentazione è cambiato tutto e quindi eh, purtroppo basta poco con questi alimenti odieni per prendere i chili in sovrappeso ma, e quindi ci vuole tanta tanta attenzione quindi importante questo ruolo eh, di cittadinanza attiva e si fa promotore di queste campagne noi ben volentieri eh, la, la seguiamo ehm, le farmacie perché coinvolgere le farmacie? Perché le farmacie lo sapete ormai sono diventate sempre un po' un centro di ascolto un centro eh, la farmacia dei servizi è intesa anche come ascolto e centro di, di educazione sanitaria, cosa che comunque facciamo già da sempre. Voi pensate che nelle farmacie entrano ogni giorno 4 milioni di persone. 4 milioni eh, entrano nella farmacia e questi 4 per ogni, mh, ognuna di queste persone, diciamo ogni quesito noi diciamo non è mai un quesito qualsiasi, cioè qualsiasi quesito non è mai un quesito qualsiasi. C'è sempre la problematica dietro e cerchiamo di rispondere al meglio. Sicuramente riusciamo a intercettare quei problemi particolari, chiaramente con l'obesità è mh, più facile perché ovviamente eh, si capisce poi il disagio della persona che abbiamo davanti e quindi proprio questo ruolo di educazione eh, sanitaria che è riconosciuto alle farmacie ufficialmente anche nel piano nazionale di cronicità per quello che sono proprio le funzioni della farmacia, eh, portiamo avanti in modo importante questa, questa, questo spazio. Eh, di, di prevenzione lo fanno tutte le farmacie sul territorio nazionale sono 20.000 eh, sono 20.000 strutture prossimali e capillari diciamo sempre quindi dove voi potete rivolgervi per qualsiasi problema è importante anche i ragazzi sappiano questo cioè, ragazzi dov dovete sapere che in ogni farmacia c'è un professionista disposto ad ascoltarvi la farmacia è sempre aperta è uno sportello eh, uno sportello su, sulla strada aperto festivi eh, tutti i giorni, giorno e notte, quindi vi ci potete sempre recare anche soltanto per fare una domanda per, 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 per fare un quesito su una cosa della quale non siete certi. Quindi torniamo alla campagna: campagna feel good: no? cioè sentirsi meglio, sentirsi bene, eh, è, è, importante, è importante anche il titolo di questa campagna. Come hanno contribuito le farmacie a nostra Abbiamo scelto un percorso che prevedeva di coinvolgere alcune farmacie sul territorio, come abbiamo detto prima, quindi in particolare in tre regioni, sperando poi di ampliare tutto in, in, anche, eh, anche in altre farmacie, in altre regioni, in altre città, e in particolare abbiamo creato un one-to-one eh, one con i cittadini, in particolare con uno spazio informativo eh, informando su che cosa, su quelli che erano qui, li leggo così, intanto per essere, su quello che sono le cause i fattori di rischio legati all'obesità. Eh? quello che abbiamo detto anche nelle scuole, quindi la nutrizione equilibrata, quindi è importante avere uno, eh, un approccio all'alimentazione equilibrato, soprattutto attenzione ragazzi a quello che è il mondo infinito di internet, perché il dottor Google spesso ci dà delle indicazioni un pochino relative, quindi la dieta, giorni pari e dispari, la dieta, eh, le proteine sì, le verdure la domenica, la dieta particolare su internet no. La, la dieta è una, eh, una fase del nostro organismo che va tenuta in considerazione con tanta attenzione e sicuramente senza pressappochismo. Questo è fondamentale. Quindi vi rivolgete al vostro farmacista di fiducia e vi indicherà sicuramente un professionista attento se avete un problema serio. Ma non vergognatevi di andare in farmacia, di parlare con i vostri genitori, con gli specialisti perché. Chi ha questo problema deve rivolgersi a un professionista del settore che sappia dargli indicazioni precise. Quindi ecco l'importanza. Poi tornando al decalogo, di una attività fisica regolare e eh, la necessità di un sostegno psicologico. Vi ripeto, non vi dovete vergognare di chiedere aiuto perché spesso eh, la, nostra, come dire, la nostra mente spazia. In ambiti diversi e poi che poi si, rivolge, si, si riversa sulla, sulla sfera alimentare. Quindi bisogna essere aiutati. Ecco quindi la necessità dicevo, poi di rivolgersi a professionisti. Eh, a quel punto poi abbiamo ehm, coinvolto pazienti in farmacia somministrando un questionario, un questionario per capire poi la consapevolezza effettiva che c'è di questo problema. La percezione dei rischi che si corrono nel corso. Del proprio nel nostro futuro, soprattutto correlata ad altre patologie. E quindi abbiamo indirizzato appunto i pazienti, siamo riusciti a indirizzare verso strutture importanti. Io credo eh, di aver detto tutto e eh, sono convinto che la collaborazione cittadinanza attiva che verte particolarmente sulla prevenzione darà i suoi risultati. Perché noi abbiamo davanti un futuro radioso, senza meno, però lo dobbiamo aiutare. Dobbiamo aiutarlo come? Con la consapevolezza che ci sono malattie che incidono notevolmente sulla nostra sfera della salute. Dobbiamo capire quali sono, come evitarle, aiutando quelli che sono anche accanto a noi. Cioè tanta, tanta delicatezza nel parlare di queste problematiche, perché veramente dire a un ragazzo o a una ragazza sei un po' cicciottello è un problema perché lo proietta in una sfera completamente diversa. Però l'amicizia... Eh, stare intorno alle persone, i rapporti umani sono fondamentali anche per una consapevolezza. Quindi, io vi ringrazio per essere qui, ringrazio Annaisa Mandorino, ovviamente Cittadinanza Attiva, per averci fatto partecipare a questo evento. E insomma, buon lavoro a tutti. Grazie per questo intervento che ha toccato tanti temi interessanti. Dall'importanza di utilizzare parole delicate, insomma, di, di utilizzare bene i termini, eh, a eh, quello di, di mettersi in contatto con degli specialisti e di evitare il fai da te, perché eh, diciamo uno dei rischi maggiori che si va poi a incorrere eh, in delle strade che possono essere pericolose per la salute, per cercare un po' di risolvere da soli il problema dell'obesità, eh, magari sentendo la ricetta della Facendo la dieta particolare, la dieta strana eh, si rischia poi di farsi più male che bene. Quindi è veramente importante mettersi in contatto con dei professionisti che si occupano di questo, perché come insomma chi ha un problema ha un, ha un osso, chi ha una frattura va dall'ortopedico, chi ha un problema eh, di peso che magari molto spesso è legato ad ormoni, vedo qua <ride> uno dei più esimi rappresentanti degli endocrinologi eh, deve andare da, un, da uno specialista. Eh, entriamo adesso nel dettaglio, io invito a raggiungere. Aggiungermi qui è Marilu Pacetta che è Project Manager Scuola di Cittadinanza Attiva che ci andrà a raccontare invece nel dettaglio eh, in che cosa è consistito questo progetto? Un progetto che eh, ricordiamo è stato reso possibile grazie ehm, al contributo non condizionato di NOVO Nordisk. Grazie, grazie Livia. Grazie, buongiorno a tutti. Io proverò brevemente a raccontarvi quello che abbiamo realizzato nelle scuole. E come avete capito dagli interventi che mi hanno preceduto, Feel Good è una campagna di sensibilizzazione rivolta proprio alle scuole, ma non solo, eh, anche alle farmacie, quindi agli utenti delle farmacie. È una campagna che ha consentito di informare, formare e soprattutto parlare di prevenzione ma soprattutto anche di attivare i cittadini, proprio quello che diceva prima Annalisa, non solo i cittadini adulti ma anche i giovani adolescenti. Allora, come abbiamo detto nelle scuole, il target scuole ha interessato scuole secondarie di secondo grado e di tre regioni, abbiamo cinque istituti, sei classi. E le scuole coinvolte sono state il Liceo Peano di Roma, che è qui questa mattina con noi, nella classe che è stata coinvolta nell'iniziativa, l'Istituto Superiore sul Picio di Veroli, in provincia di Frosinone, l'Istituto Doria di Cirie e Torino. Il liceo classico Cutelli Salernitro di Catania e l'Istituto Superiore Pietro Piazza di Palermo. 150 studenti, circa 6 docenti referenti dell'iniziativa. Nello specifico, cosa si è fatto nelle scuole? Gli studenti sono stati nella prima parte protagonisti eh, di un percorso di. Eh, scusate. Eccoci. Scusate. <ride> Allora, la prima parte ovviamente della, della campagna all'interno delle scuole ha visto protagonisti gli studenti di un percorso formativo online. Il percorso era articolato in tre moduli di circa due ore ciascuno e ogni modulo era dedicato a un tema specifico. Abbiamo scelto i, questi temi che vedete nella slide quindi cura e tutela del proprio benessere fisico e psichico che ha in qualche modo introdotto il tema a 360 gradi, quindi parlare di obesità e di sovrappeso patologico, le differenze e che cos'è nel Specifico, questa, questa patologia eh, body positive e body shaming: i tre moduli sono stati condotti da esperti. E il primo modulo è stato um, condotto dal professor Luca Busetto, past president della CIO, Società Italiana Obesità, e eh, anche professore della Clinica Medica 3 dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Il secondo modulo invece è stato gestito dal m, dottor Mendolicchio, Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoterapeuta insieme a Margherita Boltri, una psicologa. Il terzo modulo sul body shaming che ci sembrava anche questo un tema super interessante, soprattutto per il target che andavamo a colpire proprio perché eh, lo dico a voi, ma in qualche modo lo rendo pubblico, ma è ovvio che il vostro, anche il vostro sistema di socializzazione si basa prevalentemente sull'uso dei social. E in questo ultimo modulo abbiamo coinvolto la professoressa Comunello dell'Università La Sapienza di Roma, ehm, lei fa parte proprio del Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale e anche il dottor Alessio Zucconi Mazzini eh, del Commissariato San Paolo di Roma. Eh, I moduli, la, la gestione di questi incontri online è stata una gestione del tutto dinamica. Eh, nella prima parte ovviamente c'era l'esperto che eh, trattava la tematica di quella giornata, però dopo i ragazzi avevano uno spazio a disposizione che gli consentiva di lavorare in gruppo in classe. L'obiettivo di questo momento era tirar fuori dei messaggi positivi, quindi la chiave di lettura de, dei temi trattati è stata sempre in chiave positiva, ehm, e fargli elaborare questi messaggi in maniera tale poi da, da pensare a quel concetto proprio con un'accezione positiva che non ci sembrava secondaria in questo momento. I messaggi poi fra l'altro sono stati anche usati in un'attività successiva che i ragazzi hanno messo in atto che era proprio quella della peer education. Al termine di questo momento di lavoro in classe, che prevedeva anche la, mh, mh, la formulazione di domande agli esperti che avevano l'occasione di incontrare, e si ritornava in plenaria e quindi si, di, mh, si aveva l'occasione di condividere i messaggi a cui i ragazzi avevano pensato con gli altri studenti delle altre classi, ma soprattutto poi di fare le domande all'esperto. Le domande, come potrete immaginare, sono state le più varie. Domande di chiarimenti, domande di approfondimento di un tema specifico, ma soprattutto anche di richiesta di strumenti, soprattutto nell'ultimo modulo, quello dedicato al body shaming, le domande che hanno posto i ragazzi agli esperti che erano protagonisti di quell'incontro sono stati proprio cosa posso fare, cosa posso, ehm, da, da dove posso capire che c'è qualcosa che comunque non torna e come posso in qualche modo tutelarmi. Il percorso con gli studenti, aspettate che c'è un errore, perdonatemi. ecco il percorso con gli studenti, come vi dicevo, ha permesso anche di elaborare dei messaggi. Qui ne ho mh, inseriti alcuni. E ovviamente sono stati diversi e tantissimi. E sono bella, bella, bello così come sono. La felicità non ha peso. Non avere paura di essere te stesso. Il valore di una persona non dovrebbe mai essere giudicata in base al suo aspetto fisico. Ama il tuo corpo perché starà con te per tutta la vita. Siamo persone, non massa. Abbi cura di splendere sempre. Questi sono in qualche modo degli slogan che poi hanno accompagnato i ragazzi nelle attività di PIR, nei corner informativi che poi hanno organizzato e, e in qualche modo fotografano proprio la sensibilità di, di questi giovani che hanno partecipato all'iniziativa parallelamente al percorso con gli studenti è stato realizzato anche un percorso che ha coinvolto i genitori e i docenti e si sono organizzati tre webinar anche in questo caso ogni webinar è stato gestito da un esperto e ogni incontro aveva un tema specifico, e il primo era più generico, quindi conoscere l'obesità e il sovrappeso patologico e i suoi fattori di rischio e, ma soprattutto anche le ricadute sulla salute e le corrette fonti di informazione il secondo incontro era dedicato proprio alle reti attive sul territorio quindi a chi rivolgersi e il terzo era cosa possono fare le famiglie e la scuola cioè dare degli strumenti agli adulti per come gestire le difficoltà e le fragilità dei ragazzi e delle ragazze e arriviamo al percorso di pir terminato il, il percorso che prevedeva proprio la realizzazione di questi moduli online e i ragazzi con i propri docenti che avevano a disposizione una guida creata ad hoc eh, hanno realizzato, hanno coprogettato delle attività di peer education eh, rivolte a tutti gli studenti delle altre classi dell'istituto. Eh, quindi hanno immaginato a come coinvolgere, a come veicolare questi temi con i propri compagni. E avevano ovviamente nella guida i docenti delle indicazioni su cosa potevano in qualche modo realizzare nelle scuole, però di fondo avevano carta bianca, cioè i ragazzi per la prima volta potevano immaginare delle attività, attività che si sono... Svolte eh, anche in maniera differente, nel senso che eh, alcuni con un corner informativo hanno in qualche modo pubblicizzato l'attività più strutturata che a cui avevano pensato, hanno usato il momento dell'entrata, dell'ingresso per divulgare dei volantini con i messaggi che abbiamo visto prima, oppure hanno usato le pause della ricreazione, momenti di assemblea d'istituto, momenti creati ad hoc che sono stati calendarizzati con la collaborazione ovviamente dei docenti e dei dirigenti, ma anche momenti pomeridiani, quindi hanno creato un vero e proprio calendario di eventi dedicati a feel good. E come vedete dall'altra foto, ogni ragazzo che era informatore di, di, di salute aveva un badge di riconoscimento, quindi mh, andava dai propri compagni a divulgare proprio questo e a far conoscere l'iniziativa a cui aveva partecipato e venivano regalate queste spelle, spillette col simbolo di feel good colorate soprattutto ai ragazzi che poi partecipavano alla survey. Prima si è parlato di questo questionario che è stato somministrato a tutti gli altri studenti che non erano un target diretto, no? era un target indiretto del progetto. E I ragazzi avevano a disposizione un kit proprio per poter veicolare Feel Good e il questionario. C'era questa vela con il logo del progetto, ma soprattutto con un QR code che permetteva fotografandolo di arrivare poi alla SARV e compilare il questionario. E 325 sono i questionari che sono stati compilati una percentuale un po' più alta di ragazze che hanno deciso di compilare il questionario, questionario ovviamente anonimo, costituito da 10 domande. E qui vediamo un pochino i dati. Queste sono le prime due domande del questionario. Secondo te cos'è l'obesità? Il 50,6% sostiene che è una patologia in grado di determinare diverse situazioni di malattia. Il 38,9% dice che è un disturbo alimentare. All'altra domanda, che differenza c'è tra obesità e sovrappeso? Bene il 79% indica come risposta la differenza sta nel valore dell'indice di massa corporeo. Quindi fanno capire che sanno che cos'è. Quali sono le cause che determinano l'obesità? Il 68,4% non esiste una causa precisa, ma più cause legate tra loro e quindi abbiamo una predisposizione genetica, cause ambientali, patologie, farmaci. Secondo te l'obesità può influenzare la qualità della vita? Il 70,7% dice assolutamente sì. Pensi che un problema di obesità si risolva con una dieta, movimento, forza di volontà? Il 73,4% dice no, serve anche una cura specifica e uno specialista di riferimento. Secondo te nel nostro paese quello dell'obesità e del sovrappeso sono fenomeni preoccupanti? Il 54,5% dice di sì ed è principalmente secondo loro un problema serio che coinvolge i bambini e soprattutto nelle zone a sud del paese, quindi è chiaro che c'è anche una mh, Differenza sociale ma anche geografica. Per ragazze e ragazzi in sovrappeso affetti da obesità è più difficile inserirsi nel, in un gruppo, in un contesto? Il 67,8% dice di sì, quindi è più del 50%. Ragazze e ragazzi in sovrappeso affetti da obesità sono, a più, sono più esposti al bullismo? Il 91,3% dice di sì, quindi quasi il 100% delle risposte ha, ha barrato il sì. Pensi sia utile parlare di questi temi nelle scuole? Il 93,1% dice sì. Ti piacerebbe partecipare a un progetto dedicato a questi temi? Il 59,4% dice sì. Tutti dati super positivi, ma il. Secondo noi, diciamo la positività ulteriore di questi dati è che il questionario è stato sottoposto agli studenti dopo aver incontrato i nostri ragazzi. Quindi, questo ci fa capire che Feel Good ha funzionato, e le attività di PIR hanno funzionato perché sono riusciti i ragazzi stessi a veicolare le giuste e corrette informazioni ai propri compagni e i dati del questionario ce lo confermano. E sono dati netti, quasi nella maggior parte dei casi, più del 50% inserisce la risposta corretta. Quindi, questo ci fa veramente pensare che abbiamo azzeccato il percorso all'interno delle scuole e che è stato un percorso coinvolgente, a questo punto mi consentite di dirlo, i ragazzi si sono davvero sentiti responsabili di fronte a queste tematiche e sono stati soprattutto in grado di veicolarli agli altri. E sulla peer education... Se ne parla da anni, ci sono manuali di esperti in materia, però effettivamente vederla poi sul campo e vedere i risultati che vediamo questa mattina ci fa assolutamente ben, ben pensare che l'abbiamo strutturato in una maniera super efficace e quindi la campagna all'interno delle scuole è effettivamente stata positivissima. Grazie. grazie per questi dati molto molto interessanti Eccomi, eh, mi fa pensare che il 93 per cento degli studenti ritiene che sia importante eh, parlare a scuola di questi argomenti o il 67 per eh, cento ritiene che chi è obeso ha maggiori difficoltà di inserimento eh, nei, nel tessuto scolastico o quotidiano quindi diciamo che le domande sono state anche ben poste anche le risposte eh, molto interessanti eh, adesso io Farei accomodare qua gli studenti e ringrazio Annalisa Mandorino. Ci vedremo al termine del, eh, del nostro incontro e ringrazio Alfredo Procaccini. Eh, questa è la parte, secondo me, più forse interessante della giornata di oggi, che è proprio eh, il momento eh, della restituzione di queste esperienze. Abbiamo eh, i ragazzi del Liceo Scientifico Peano di Roma, eh, Federico, Marco e, eh, e Giulia. Mi faremo accomodare direttamente al tavolo, <ride> così, ci fa piacere avervi qui e sentire un po' dalle vostre, insomma, il, il vostro punto di vista eh, su questa esperienza che avete fatto, non so chi vuole, chi vuole, vuole iniziare. Vai, puoi accendere. Salve a tutti, mi chiamo Federico Fantini, sono uno studente del Liceo piano di Roma, come hanno detto, e insieme ai miei compagni abbiamo preso una parte attiva al progetto Feel Good. Cioè eh, eh, durante l'anno abbiamo avuto una settimana di cogestione che ci ha permesso di fare un corso eh, più o meno simile a quello che abbiamo seguito. E abbiamo provato a trasmettere il messaggio che abbiamo ricevuto anche ai nostri coetanei, i più grandi e più piccoli. Eh, in questa settimana c'erano dei corsi gestiti da me e da altri miei compagni, eh, in cui eh, prima di tutto, andavamo a far somministrare eh, il, il questionario, andavamo a far rispondere alle domande. Eh, successivamente, una volta finite tutte quante le domande, andiamo a dare una spilletta a ogni ragazzo che aveva preso parte. E eh, poi andiamo a fare una lezione specifica. Eh, ci siamo basati. Eh, ci siamo <ride> ci siamo appoggiati al um, PowerPoint del, pre, del primo incontro del professor Busetto, che è stato anche quello che ci ha entusiasmato di più e quello che ci ha coinvolti di più, e, e, senza ovviamente togliere niente agli altri. Eh, <ride> Uh, successivamente abbiamo cercato di mantenere l'attenzione dei nostri compagni e non, quindi quelli più grandi e quelli più piccoli, sempre costante. Cioè, uh, per dei ragazzi eh, ascoltare costantemente una lezione di un'ora, un'ora e mezza è anche abbastanza complicato ovviamente perché poi la concentrazione come a tutti quanti un po' va a mancare, però eh, siamo stati molto bravi a coinvolgerli, fargli domande. Eh, e cercare sempre di mantenerli concentrati anche quando vedevamo che c'erano delle persone che comunque non erano molto interessate, alla fine sono, hanno capito che quello che il messaggio volevamo trasmettergli era molto, molto importante per loro e eventualmente per dei loro familiari, dei loro amici che potevano essere affatti da questa patologia eh, molto pericolosa. E, mh, quando mh, a, alla fine, poi uh, io almeno ho riscontrato Uh, un uh, ottimo risultato perché ho notato che tutti quanti uh, o se non tutti uh, la maggior parte quasi tutti sono rimasti molto contenti e ci hanno fatto i complimenti perché abbiamo sostenuto un'ottima uh, un lezione e questo uh, grazie ovviamente a delle ottime, ottime nozioni che ci hanno dato e anche ovviamente all'aiuto dei miei compagni che hanno, mi hanno aiutato molto in questi in quei giorni di cogestione. Grazie, un Penso che abbiate capito anche la difficoltà che hanno i professori nel far mantenere l'attenzione, quindi c'è stato sicuramente uno scambio così di percezione. Bene, grazie. E do adesso la parola a... Ok, perfetto. Fai tu, fai tutto da solo. A Marco, spengo il microfono. E la parola a te. Demone radio? Ok, a posto. Io ho partecipato insieme ai miei compagni di classe che stanno qui accanto a me al progetto Feel Good e mi sono piaciute soprattutto le lezioni in cui si è parlato del fenomeno della body positivity e del body shaming, che riflette un po' secondo me l'aspetto della, della nostra società attuale. Noi viviamo in un periodo di late capitalism in cui l'uomo è alienato per sé dal lavoro e quindi ha poco tempo anche solo per poter scegliere cibo di qualità e quindi si rifugia in questo disagio psicologico, nel cibo spazzatura, nel fast food, ciò che già è pronto e, e servito e questo poi provoca disagi perché l'obesità essendo una patologia porta di conseguenza, anche, di conseguenza anche delle sofferenze psicologiche e quindi... Siamo in qualche modo tutti quanti presi da questo fenomeno e secondo me il modo in cui gli altri, ci, gli altri giudicano le persone che hanno questa patologia è anche un po' questo aspetto, anche commerciale. Secondo me quindi dovremmo prima di tutto riflettere da un punto di vista eh, medico, seguire dei professionisti, degli specialisti e molto spesso invece seguiamo queste diete fai da te che sono scostate sconsigliate, sono sbagliate, non, non aiutano bene a seguire un percorso sano e lineare. In un modo o nell'altro quindi questo progetto ci aiuta anche ad orientarci vestro, verso questo percorso. Per esempio sono state fatte delle conferenze anche con eh, i genitori in cui si è parlato soprattutto eh, da un punto di vista alimentare. Il ragazzo che magari è obeso, non è obeso perché è pigro, perché mangia tanto, perché sì. Ci sono delle conseguenze psicologiche che poi lo hanno portato a trovare come via di risposta il cibo. Di conseguenza quindi in realtà questo progetto dà una mano a capire bene le dinamiche che ci sono, che ci sono dietro e quindi non è ovviamente una giustificazione a ingrassare o essere obesi, ma a spiegarci a tutti gli effetti perché lo si diventa o perché lo si è e porci quindi dei, degli aiuti, dei consigli dati da questi specialisti che possano effettivamente darci una mano a seguire per questo percorso che non è solo fisico ma anche psicologico, terapeutico. Quindi viviamo anche in questa cultura purtroppo, eh, che non è seguita da nessun eh, psicoanalista, di una body positivity falsa, bugiarda, in cui si è consigliato di rimanere grassi. Ciò, che ovviamente, ciò ovviamente è sbagliato. La, la body positivity, secondo me, quella vera, è l'accettazione del corpo da un punto di vista... Eh, estetico ma non patologico perché l'obesità a tutti gli effetti è una patologia e va affrontata quindi bisogna a tutti gli effetti ridurre il giudizio degli altri ma non rimanere fermi nel, nell'accettazione di un corpo che di una malattia o comunque di una patologia che può causarci delle conseguenze e quindi secondo me su questo gli specialisti ci hanno dato una mano a capire bene come muoverci allo stesso tempo Secondo me c'è anche una cultura di controtendenza che si è sviluppata in risposta a questo fenomeno della body positivity estremista, ovvero la cultura del, del lux maxing della palestra che pensa solamente di risolvere problemi che sono anche più complessi alla radice con la semplice attività fisica, che ovvio faccia bene ma non risolve gran parte del quadro generale. Quindi, ci sono persone che magari eh, non seguono diete specifiche, non seguono personal trainer e che ostentano così tanto il loro lavorare facendosi anche male, non seguendo poi un piano completamente giusto. Quindi, internet in questo modo e social media ci pongono due estremi che alla fine danneggiano tutti noi. Quindi, quello che consiglio ed è importante è seguire questi percorsi, perché ci danno a tutti gli effetti un orientamento per come, per come muoverci per come imparare a rimanere in salute. Con questo chiudo, grazie. Davvero complimenti per come hai interiorizzato tutti gli aspetti compli complicati, complessi eh, che, sono, che sono collegati al tema dell'obesità, veramente ha, ha fornito un quadro molto ampio e tanti, eh, tante problematiche di tipo sociale eh, che sono collegate anche dal punto di vista giovanile, che forse persone già della mia generazione, insomma, già una ventina d'anni più di te almeno, eh, ignorano, insomma, e voglio dire, è veramente emozionante sentirlo, sentirlo raccontare da... Da un ragazzo così giovane, eh, tra cui ecco, diciamo anche inserire il tema dell'obesità in un contesto eh, sociale più ampio. Eh, e, e mi piace molto che hai sottolineato anche questa falsa body positivity. Comunque, eh, molti di questi temi che hai accennato adesso li andremo ad approfondire. Tra cui anche il tema dello stigma e, e del peso anche psicologico che l'obesità ha sulle persone e della necessità di un supporto eh, anche di tipo psicoterapeutico. Eh, diamo adesso la parola a Giulia eh, per sentire un terzo. Punto di vista, una terza testimonianza. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Giulia e frequento il liceo Peano. Sono un po' emozionata quindi mi scuso per eventuali problemi. È il no? minimo. <ride> Sarei stupita se tu non lo fossi. <ride> e, parlo a nome mio, quindi personale, ma anche di tutta la mia classe e delle classi che hanno partecipato, insomma, al nostro, a questo progetto. e Credo che Feel Good sia stato. Sia stata un'iniziativa molto importante per ehm, acquisire consapevolezza e una successiva prevenzione e cura di questi problemi, quali l'obesità, e anche affrontare un percorso di body positivi, di quindi accettarsi, anche perché noi siamo una, so una società posta sotto i riflettori diciamo ci sentiamo sempre giudicati magari eh, a causa dei social che ci pongono davanti a stereotipi e canoni irraggiungibili e irreali. A causa di magari l'utilizzo di filtri, o insomma la, la promozione di canoni che non si possono raggiungere. L'obesità è un problema del quale anche la, la popolazione adulta, una grande eh, percentuale degli adulti, non, non ha consapevolezza di questo. E quindi anche io personalmente ho acquisito molte informazioni rispetto, rispetto a questa patologia che non credevo e non sapevo che fosse, che fosse tale appunto. Quindi questa consapevolezza ci aiuta, aiuta noi e aiuta appunto le persone affette da questa patologia ad integrarsi meglio nella società e quindi eh, ad accettarsi, a seguire un percorso, a voler appunto intraprendere eh, una cura magari e e non appunto rimanere chiusi nella propria ottica, sia noi che guardiamo da fuori, sia le persone davvero affette da questa patologia. E, quindi ho trovato questo progetto molto interessante, e coinvolgente per tutti, assolutamente non noioso anche perché abbiamo partecipato in modo interattivo, ci hanno fatto scrivere frasi e realizzare anche immagini, diciamo, positive per questo, e per aiutare le persone affette da obesità e Perciò niente, volevo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato e um, è stato molto interessante anche per tutti noi. Grazie. Grazie. Hai usato questo, questo termine consapevolezza, che io trovo veramente un termine chiave perché eh, si possono sapere cose, sentir dire, però un conto è sentirle dire, un conto è prendere consapevolezza. Per esempio, che l'obesità è una condizione cronica anche molto grave. Eh, mi capita spesso di incontrare delle persone che sono veramente hanno dei seri problemi di peso, ma che in qualche modo, siccome sono stati sempre così, per tutta la vita così, ne parlavo eh, poco fa con, con il professor Lenzi. Sono un po'. Eh, come dire, anche abituati un po' a, a vedersi eh, con queste caratteristiche e non lo ritengono più un problema, insomma, sono poco consapevoli delle ricadute rispetto a una serie di, di malattie eh, collegate, che adesso andremo a vedere, come, come il diabete, come l'ipertensione, un maggior rischio di infarto e ictus, che sono tutti eh, collegati eh, all'obesità. Però, ecco, eh, diciamo, c'è. Cioè, poca consapevolezza e questa idea proprio di partire dai giovani secondo me è interessante perché eh, un po' coglie un po' alla sprovvista perché si pensa un po' sempre a questi giovani presi dai, dai social dal, dalla musica dalla scuola dai loro interessi mentre invece questa consape consapevolizzazione credo che eh, ci lasci ben sperare per il futuro siamo collegati in diretta con altre classi eh, spero Spero sì, vero. Una sola, il Doria? Allora, il Di Torino Perfetto. Ok, ok. Eh, grazie dell'aggiornamento, perché siamo andati anche forse un po' lunghi con i tempi e magari qualcuno nel frattempo è dovuto andare a fare ricreazione, che comunque è un diritto che va garantito. <ride> Insomma, e lo difendiamo. Allora, chi. Buongiorno ragazzi, eh, grazie di essere qui. Noi vi... Vi stiamo, vi stiamo vedendo e siamo curiosi di sapere, eh, partendo dal, dall'Istituto dall di, di Cirie in provincia di, di Torino, eh, qual è stato un po' eh, quello che avete trovato utile di questa esperienza, cosa vi, vi portate dietro. Buongiorno a tutti, noi siamo all'Istituto Tommaso Doria, indirizzo Socio sanitario classe 3 SS di CDE. Abbiamo scelto di svolgere l'attività di PIR eh, con una classe alla volta e abbiamo strutturato i nostri interventi in quattro fasi. Nella prima fase abbiamo spiegato brevemente le finalità del progetto e abbiamo parlato dei tre temi degli incontri online quindi l'obesità, eh, il body positive e il body shaming. A questo punto passo la parola alla mia compagna. Oh, Ciao a tutti, io sono Flora. Eh, successivamente, nella seconda fase, abbiamo fatto partecipare tutti a un'unica nostra classi che hanno partecipato a questo progetto. Eh, abbiamo fatto un progetto dove abbiamo dato tutti i biglietti <ride> e gli abbiamo messo in e ognuno di loro uh, doveva scrivere un aspetto, un punto di forza fisico suo e il compagno. E, successivamente, nella terza fase, uh, abbiamo fatto leggere quello che avevano scritto in questi lieti e sono emersi tanti pensieri e cose positive, dibattiti positivi, uh, perché ciò che magari noi di noi stessi a noi non piace, l'altra persona può trovarla come una cosa positiva. Uh, ad esempio, uh, è emerso in una coppia che è un ragazzo. Cioè Uh, non gli piacevano le sue lentigini, la compagna uh, ha scritto che il punto di forza, secondo il pensiero del suo compagno, fossero le sue indigeni. E poi posso la compagna, uh, la, la parola ai compagni. Buongiorno oh, oh, a tutti, uh, sono Manuela e abbiamo chiesto ai compagni di compilare il questionario uh, tramite un QR code. E infine abbiamo eh, consegnato, abbiamo dato delle spillette per ringraziarli della loro partecipazione. Sera. Io vi, vi ringrazio eh, anche perché non deve essere facile riuscire a parlare davanti a una telecamera, davanti a tante persone con una classe dietro <ride> di, di amici. Capisco anche eh, l'emozione le, diciamo, che ci può essere in questo momento di, di restituzione. Comunque avete fatto eh, davvero un lavoro straordinario. Eh, se mi danno la conferma, dovrebbe essere collegato l'istituto eh, della scuola di Palermo. È così. Eh, ah, ok. Scusate, scusate. Allora, <ride> un attimo di ritardo. no, no, no quello è inviolabile, inviolabile. <ride> Basta che non fanno merenda col giro con food. Cioè, <ride> senza... <ride> Però la professoressa mi ha detto: sto provando a farli dietro i classi. <ride> <ride> Richiamati chiamati <in> mentre corrono. è un diritto <ride> Assolutamente. Abbiamo altre classi. Ok. Allora, io direi che possiamo andare avanti, se poi loro mh, insomma, fanno, fanno in tempo, quando tornano, vogliono inserirsi dopo, ci fa piacere perché veramente trovo preziose queste, eh, queste chicche. Vi invito a accomodarvi di nuovo in platea, mentre... No. <ride> <relly> si trova a suo agio? <ride> <fio> Vuoi andare al podio? Il <ride> bello del podio, <ride> pensaci per il futuro. Va bene, mentre potete andare grazie grazie, grazie davvero allora io invece do adesso la, la parola a Maria Vitale che è project manager dell'Agenzia di Valutazione Civica di Cittadinanza Attiva, che ci eh, parlerà della seconda parte del progetto, perché la parte delle scuole è una parte importantissima, ma una seconda parte del progetto è andata, come è stato accennato all'inizio, eh, è andata a lavorare sulle farmacie, su questi presidi veramente sanitari eh, che abbiamo eh, sul, su tutto il territorio, da nord a sud, nelle parti eh, montuose, impervie, così come nelle città metropolitane. Abbiamo sempre una farmacia punto di riferimento eh, per, per andare come dire, a, ad affrontare, a chiedere consigli di salute, oltre naturalmente al medico di base. La farmacia è un po' più prossima, diciamo, e forse un po' più, un po più spesso aperta e disponibile, eh, con le dovute differenze naturalmente. In farmacia, come abbiamo accennato, sono stati eh, consegnati dei, eh, dei questionari che sono stati compilati e adesso la dottoressa Vitale ci racconta che cosa è emerso. Ok, grazie. Devo accendere. Ok. Intanto grazie a chi ha... Presentato prima è stato veramente entusiasmante eh, sentire i ragazzi parlare di temi che abbiamo affrontato anche noi per strutturare il materiale di lavoro e la campagna, difficili da metabolizzare, ma loro lo hanno veramente acquisito. Quindi, complimenti. Quindi, eh, passerei alla presentazione se mi può proiettare esatto. Vi racconto brevemente, visto che siamo andati un po' lunghi, quindi cerco di asciugare i risultati della campagna Figguld eh, realizzata in farmacia. Quindi, quali erano gli obiettivi specifici rivolti alla popolazione adulta nella farmacia, il ruolo della farmacia e i principali risultati e poi l'impatto di questa campagna. Quindi sul senso e sul perché, diciamo, molto è stato detto, quindi sostanzialmente anche qui era un'attività di informazione ed empowerment, ma anche la realizzazione di un intervento di educazione sanitaria personalizzata con la possibilità per chi voleva, oltre a ricevere, eh, diciamo, come popolazione adulta, ricevere informazioni, anche di potersi sottoporre a questa Sarvi quindi con un questionario strutturato ad hoc dove è stata realizzata in queste eh, tre eh, regioni l'iniziativa era rivolta inizialmente prima a cinque sole città ma grazie anche all'interesse dei farmacisti eh, si è voluta eh, diffondere a tutte le farmacie della provincia quindi è stata un po' più estesa della campagna eh, rispetto a quella della, della scuola hanno partecipato 23 farmacie del Piemonte e 41 del Lazio e 41 eh, della eh, Sicilia. Era un'iniziativa pilota quindi solo su tre regioni. Ci auguriamo, visto il successo della scuola e anche in farmacia, che venga estesa a tutto il territorio. Sul ruolo della farmacia e del farmacista è stato detto molto, è stato un modo di mettere a terra quello che è un po' il ruolo identificato anche dal piano nazionale eh, della cronicità e quindi la possibilità di dare informazione ed educazione sanitaria ed offrire un servizio di tipo cognitivo che rientra nella farmacia dei servizi. Quindi qualcosa che... Che i farmacisti e la farmacia offrono alle comunità locali sulla base della loro capillarità e professionalità sulla metodologia della Sarvi Feel Good in farmacia ci siamo in qualche modo ehm, orientati a quello che è già uno studio internazionale e uno studio nazionale che si chiama Action IO e quindi abbiamo individuato una serie di dimensioni che sono quelle che adesso andrò a presentare in termini di causa riconoscimento eh, dei fattori di rischio eccetera come si percepisce l'obesità alla luce di questo eh, studio ma se ne eh, di, mh, differisce per un uno elemento tra tutti in modo particolare non è rivolto solo alla popolazione di donne e uomini che hanno un problema di obesità ma è rivolto a tutta la popolazione proprio per sensibilizzare e rilevare il loro grado di informazione e consapevolezza quindi hanno risposto a questa sarvi 1043 partecipanti soprattutto donne nel 79% eh, donne eh, per lo più residenti nel Lazio e hanno un'età compresa tra i 31 e i 63 anni. E queste donne hanno sostanzialmente un livello di, di formazione molto elevato e quindi dà il senso perché è stato in qualche modo ehm, un target molto consapevole anche dei temi eh, trattati. Infatti quando abbiamo chiesto qual era il loro grado di conoscenza e consapevolezza, il 63% ha dichiarato di saperne abbastanza e il, però il 29% poco o per nulla quindi è vero che tanti dichiarano di saperne molto, diversi dichiarano di non saperne abbastanza, ma anche tra quelli che conoscevano di questi temi, andando poi a sondare un po' più approfonditamente di temi come quanta porzione di frutta ehm, mangiare al giorno, piuttosto eh, tra chi è più diffusa l'obesità maschio e femmine, in realtà non erano proprio allineati con i dati scientifici, quindi probabilmente si presume di saperne di più, ma non approfonditamente. Sugli stili di vita molti sono consapevoli, ovviamente come i ragazzi, che l'alimentazione eh, ipercalorica e la sedentarietà rappresentano una delle cause principali. Però, quando si va a trattare di fattori di tipo genetici o di stili di vita che hanno a che fare con eh, appunto elementi come lo stress quotidiano, la qualità o la quantità di sonno, in realtà non c'è questa grande consapevolezza. Sui principali ostacoli per la presa in carico della mh, problematica, quindi in in termini preventivi, in termini di prendersi carico di tutto quello che è la patologia, l obesità, l'elemento che più accomuna tutti, queste sono risposte multiple, è la scarsa informazione, anche qui ritorna, quindi lo dichiarano e poi ritorna come un problema ricorrente, ma ci sono anche fattori di tipo soggettivo, quindi la mancanza di consapevolezza, ma anche la mancanza di motivazione personale, però ci sono anche dei fattori che sono di carattere oggettivo, cioè la presenza di centri o di professionisti in grado di prendersi cura e carico di questa problematica. Quando abbiamo chiesto se l'obesità era percepita come una vera e propria malattia, come hanno sottolineato i ragazzi, diciamo che il 67% lo percepisce come tale, ma un 27% in parte, un 4% dichiara che non, diciamo, non la considera una malattia vera e propria o non saprei. E pertanto, eh, diciamo, probabilmente non considerandola una patologia vera e propria, non si pone tutta quella serie di eh, preoccupazioni e di rivolgersi a professionisti eh, diciamo sanitari che possono in qualche modo prendersi cura anche di tutti gli altri aspetti degli impatti. Riguardo alle condizioni socio-economiche che possono in qualche modo interferire e, e causare diciamo, una disuguaglianza, eh, anche qui c'è stata un, diciamo, un, una divergenza di opinioni. Per alcuni diciamo, il 29% lo è decisamente, diciamo, cioè le condizioni socio-economiche svantaggiate, quindi la possibilità di non accedere a cibo di qualità, di non potersi permettere eh, diciamo, eh, l'attività fisica, di non poter dedicare del tempo a, a questo, eh, è un problema eh, importante. Per altri lo è eh, in parte. C'è un 23% quasi che dichiara che non c'è correlazione, e ovviamente questo è un dato non in linea con i dati scientifici. you <laughs> Un problema enorme è stato rilevato in termini di stigma eh, sociale, c'è una eh, grande ehm, eh, correlazione anche da parte eh, di cittadini di queste diciamo, target che ha, ha risposto a questo questionario in farmacia, che ha rilevato che eh, c'è un pregiudizio nei confronti delle persone che hanno obesità, che sono oggetto eh, di ehm, discriminazione sul posto di vita. E, e, nella scuola e sul posto di lavoro e che questo rimane uno dei grossi problemi, dei problemi ehm, da affrontare. Chiudo dicendo qual è stato l'impatto dell'intervento dei farmacisti in termini di educazione sanitaria e di risposta al questionario. Il 24% dichiara che la sua consapevolezza rispetto a questi temi è notevolmente aumentato, poi c'è un terzo è un terzo che dichiara eh, sì, è stata leggermente migliorata, ma anche dove non ha portato informazioni nuove, ha rafforzato quelle informazioni che già eh, possedeva. Eh, la conclusione rispetto all'esperienza in farmacia è che è stata un'occasione di appunto prossimità e educazione sanitaria eh, personalizzata, eh, ha ottenuto diciamo, un riconoscimento sull'aumento della consapevolezza e delle conoscenze ci auspichiamo che questo possa ritornare in una edizione non solo pilota ma diffusa su tutto il territorio quindi io mi fermo qui grazie sono spunti interessanti da approfondire anche, magari, per future campagne, anche sapere appunto quando si parla di ehm, obesità, magari molte persone la collegano al mangiare troppo o alla sedentarietà, però magari non la collegano alla mancanza di sonno, quindi ci sono tanti ehm, aspetti che eh, insomma hanno bisogno di essere approfonditi. Dobbiamo fare un piccolo cambio nella scaletta, eh, se mi danno conferma, eh, dovremmo eh, avere in collegamento eh, Francesco Saverio Mennini. Che è capo dipartimento della programmazione del, del servizio sanitario nazionale del ministero della, della salute? La scuola è tornata. Però abbiamo anche il professore. Ora la scuola adesso. Penso che può aspettarci qualche minuto perché immagino che il professore abbia qualche impegno in più. Grazie di essere con noi, grazie eh, della sua disponibilità. Abbiamo, stiamo trascorrendo una mattinata interessante, pregna di, di contenuti, ma allo stesso tempo anche divertente, con tanti giovani che ci stanno dando il loro punto di vista sull'obesità e anche eh, su, eh, su come si può eh, migliorare e la prevenzione. Eh, professore, eh, uno dei, dei nodi quando si parla di obesità è che è una malattia cronica, come eh, diciamo chi, chi se ne occupa sa bene, molto spesso non viene percepita così dalla popolazione e eh, magari anche spesso dalle, eh, dai malati stessi, dalle persone che ne soffrono. Eh, tra le proposte che Cittadinanza Attiva ha messo a punto e che verranno poi eh, insomma, ben esplicitate a breve dalla, dalla Presidente, vi è quella del riconoscimento all'interno dei livelli essenziali di assistenza. Di queste, di queste prestazioni. Eh, che cosa ne pensa da questo punto di vista e eh, oltre a questo aspetto e in attesa che questo avvenga, eh, in che modo attraverso la rete sul territorio e attraverso i punti del, del decreto ministeriale 77 eh, potrebbe essere eh, migliorato l'accesso ai servizi per questi, per questi pazienti? Allora, intanto buongiorno a tutti, buongiorno eh, anche ai ragazzi del, del liceo e mi fa piacere che appunto c'è questo coinvolgimento. Questo è uno dei punti importanti che nella mia precedente vita eh, di direttore del centro di ricerca all'Università di Tor Vergata eh, avevamo sempre sottolineato perché abbiamo svolto molti studi sull'impatto socio-economico dell'obesità e, e tra, tra le soluzioni anche proposte era quello sempre anche di un'informazione più attenta e mirata anche soprattutto sui giovani perché credo che sia importante fornire eh, qualche dato veloce che è appunto frutto degli studi recenti che, avevamo, che avevo effettuato quando stavo all'università fino ripeto appunto a un mese e mezzo fa eh, bisogna dire che L'Italia eh, per quanto riguarda la, 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 la situazione legata all'obesità eh, negli ultimi anni chiaramente vede una, una situazione che è un po' particolare rispetto agli altri paesi europei perché eh, l'obesità ad oggi diciamo che in Italia eh, è meno diffusa che in molti paesi dell'Ocse tra gli adulti. Però purtroppo è ai massimi livelli eh, nei bambini e nei giovani eh, al di sotto dei 18 anni. Eh, I dati ci dimostrano tutto quello il rapporto Istat del 2019, ci cioè aveva fatto vedere come un bambino su quattro è sovrappeso. E, e soprattutto che l'obesità nei bambini e nei ragazzi è maggiormente sviluppata nella popolazione maschile. Eh, questa è anche conseguenza ovviamente di una scarsa attività fisica continuativa e anche su eh, conseguenze di abitudini alimentari che non sono propriamente corrette. Questo è un po' quello che emergeva fino a pochissimi anni fa, parliamo appunto 2019-2020. E il dato non è che sia cambiato così tanto per quanto riguarda la situazione del nostro paese. Perché sottolineo nella mia introduzione questo aspetto? Sottolineo questo aspetto nella mia introduzione perché sappiamo bene che se eh, un bambino su quattro è sovrappeso, eh, questo bambino o bambina su quattro che sono in sovrappeso, eh, crescendo chiaramente, svilupperanno tutti gli aspetti negativi legati all'obesità. Quindi tutte anche patologie correlate all'obesità, che immagino abbiate già discusso nella prima parte dell'incontro di oggi, che sono patologie cardiovascolari, patologie collegate al diabete, patologie collegate alle malattie oncologiche, anche patologie collegate a ansia, depressione e quant'altro, il che significa quindi oltre al disagio dal punto di vista della qualità della vita eh, di queste persone, crescendo quindi avranno dei disagi dal punto di vista della loro qualità di vita, dovranno anche far ricorso a interventi di assistenza sanitaria e assistenza sociale, quindi questo si trasforma anche in un impatto negativo molto forte dal punto di vista dei costi a carico del sistema sanitario nazionale, ma anche a carico del sistema sociale, anche a carico del sistema previdenziale, perché ricordo che anche l'Inps poi fornisce tutta una serie di prestazioni legate alle disabilità dei cittadini italiani e quindi questo poi genera ulteriori costi che sono sempre a carico della spesa pubblica. Quindi eh, possiamo ben immaginare in prospettiva se si dovesse continuare su questa strada. Quale potrebbe essere il problema legato all'obesità nel nostro paese in Italia? Quindi, in primis, un problema legato al livello di salute di questi ragazzi e ragazze che crescendo svilupperanno queste patologie e quindi questo è il primo obiettivo fondamentale, evitare che si sviluppino queste patologie per garantire una qualità della vita ottimale eh, a tutti i nostri cittadini, però poi dall'altra parte... Si viene a sviluppare e si verrà a sviluppare un carico dal punto di vista economico e finanziario è molto importante. Quindi, sicuramente bisogna cercare di eh, intervenire: intervenire e il primo intervento a livello generale, no? si utilizza sempre il termine quando si dice allora, che cosa dobbiamo fare, Beh, si deve operare in termini di prevenzione. Eh, però per operare in termini di prevenzione bisogna, secondo me, partire anche dal concetto che l'obesità va riconosciuta come malattia, perché se non riconosciamo l'obesità quale malattia, chiaramente a questo punto diventa pure difficile. Programmare degli investimenti in termini di prevenzione. Quindi, riconoscere l'obesità quale malattia, una malattia anche ambiente correlata, e quindi bisogna seguire il famoso approccio One Health. La prevenzione, per tornare allo strumento che ci può aiutare, quindi una volta che appunto viene, venga riconosciuta l'obesità quale malattia, la prevenzione perché è importante? Perché la prevenzione a tutti i livelli, oggi stiamo parlando di obesità, ma la prevenzione anche per tutte le altre patologie, gli interventi sanitari, è da sempre, tutti gli studi lo dimostrano, risulta essere il miglior investimento che è in grado di aumentare tanto la salute delle persone e la loro qualità della vita quanto anche, chiaramente evitando l'insorgere di malattie grazie alla prevenzione o riducendo l'impatto delle malattie, questo si traduce anche in una riduzione dei costi a carico del sistema sanitario nazionale, che ricordo soprattutto ai ragazzi che ci stanno ascoltando, che viene finanziato per la quasi totalità dalla fiscalità generale, quindi siamo noi cittadini che con le nostre con le tasse che paghiamo, che andiamo a fornire le risorse. Per finanziare il sistema sanitario nazionale, il servizio sanitario nazionale. Quindi eh, riuscire a evitare che de delle risorse vengano utilizzate per contrastare delle patologie che invece si possono contrastare in altra maniera sarebbe ottimale perché questo ci garantirebbe ovviamente liberare risorse per, da destinare ad altre patologie, ma soprattutto anche da destinare alla prevenzione. Quindi le, quali sono le misure proposte affinché si possa prevenire l'impatto dell'obesità? Tutti gli studi hanno dimostrato recentemente... E sicuramente delle politiche di comunicazione sono uno degli strumenti principali. Ma una comunicazione che deve essere mirata, corretta, anche scientificamente robusta. E mi fa piacere per questo sottolineato oggi, vedere che ci sono appunto anche delle scuole collegate, perché questo è un tipo di formazione che deve passare in maniera molto forte, soprattutto tra i ragazzi, perché loro stessi per primi devono attuare delle politiche di prevenzione nel loro comportamento generale. Poi anche anche chiaramente i genitori piuttosto che anche gli insegnanti o la società nel suo complesso quindi sicuramente politiche e comunicazioni che devono essere aggiornate devono essere attuali devono utilizzare gli strumenti che anche possono che eh, normalmente anche i ragazzi e le ragazze più giovani utilizzano quotidianamente ci deve essere anche una regolamentazione pubblicitaria, abbiamo parlato anche del discorso no, del, delle abitudini alimentari poco corrette, quindi bisogna anche effettuare una regolamentazione pubblicitaria nello stabilire bene quali sono i messaggi che si devono veicolare. E chiaramente una promozione dell'attività fisica, tanto negli adulti quanto soprattutto nei bambini. Eh, tutto questo, da studi recenti, potrebbe prevenire entro il 2050 144.000 malattie non trasmissibili e far risparmiare 62 milioni di euro all'anno in spesa sanitaria, ma allo stesso tempo si potrebbe tradurre anche in un incremento dell'occupazione e della produttività. Quindi potremmo garantirci nel futuro prossimo una riduzione della spesa sanitaria, una riduzione delle malattie non trasmissibili ma anche un effetto positivo perché se le persone stanno bene possono garantire una produttività nel momento in cui entrano nell'attività lavorativa. Eh, tutto, tuttavia, chiaramente credo che si può fare eh, sempre di più, si, può fare, si possono eh, mettere in piedi ulteriori programmi. L'importante è che tutti gli attori del sistema quindi non solo le istituzioni viste come Ministero della Salute, che ovviamente ha il ruolo principale da questo punto di vista, ma anche le associazioni dei cittadini in particolare e i pazienti, piuttosto che le famiglie, devono essere coinvolti in questo processo, in questo percorso, in maniera tale da garantire i risultati che gli studi hanno previsto nel caso in cui si operasse in un regime di prevenzione corretta. Eh, per andare più nello specifico, dal punto di vista più tecnico, diciamo eh, che sicuramente bisognerebbe, una volta individuata, qual, riconosciuta quale malattia, si dovrebbe andare a definire un livello essenziale di assistenza specifico che però poi deve essere accompagnato da un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, il famoso PDTA, che sia omogeneo e condiviso però. A livello nazionale, quindi non andare a eh, generare delle eterogeneità nelle singole regioni, dovrebbe essere poi un PDTA omogeneo e condiviso. Quindi livelli essenziali di assistenza e PDTA omogenei e condivisi, seguiti da un approccio di health technology assessment che permetta quindi poi di misurare. E monitorare gli effetti di questi interventi sanitari potrebbero permettere al sistema sanitario di misurare, di programmare tutti questi interventi e quindi garantire l'efficacia degli interventi stessi, ridurre conseguentemente l'impatto negativo sulla salute dei cittadini e allo stesso tempo quindi garantire anche un ritorno dell'investimento in termini di riduzione della spesa sanitaria. È un percorso che si sta seguendo a livello di Ministero della Salute e è un discorso che si sta seguendo anche coinvolgendo le regioni e speriamo di arrivare al più presto a una definizione concreta. Grazie. Grazie professore, da economista sanitario ci ha dato un quadro anche macroscopico eh, del, del problema e dei conseguenti costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi ha giustamente sottolineato come eh, diciamo una maggiore prevenzione porterebbe anche a una riduzione dell'impatto dei costi eh, della cura eh, delle, delle malattie legate all'eccesso di peso. Eh, adesso come era stato prima accennato, eh, se è ancora collegata con noi eh, diamo la parola alla, alla nostra classe di palermo che dovrebbe essere rientrata dalla ricreazione ecco ben trovati grazie di essere con noi grazie di essere con noi come ho accennato prima riteniamo veramente preziose le vostre testimonianze quindi eh, do a voi la parola per un po una restituzione per sentire qual è stato il vostro punto di vista eh, di questa di questa esperienza eh, ciao. Eh, sono state fatte queste videoconferenze nelle classi in cui abbiamo spiegato che... Non so se è possibile avvicinarsi un po' al microfono, al computer, perché sentiamo un po' basso. Scusate. Uh, Scusate. Uh, uh. Sono state fatte queste videoconferenze video nelle classi sì. eh, in cui tre di noi sono andati nelle classi a spiegare che l'obesità era una patologia, era un accetto di vita. Ehm, gli altri ragazzi sono stati anche molto interessati, hanno fatto un questionario, hanno fatto il questionario e... Dai, è... Eh... Pronto, scusatemi. Siamo qua, vi sentiamo. Sì, sì, non, lascia, si è presa dall'emozione. Eh, la capisco. Un applauso veramente. Comunque, comunque non è facile parlare di fronte a un pubblico, oltretutto a distanza c'è una, una complicazione aggiuntiva, quindi insomma noi eh, apprezziamo molto anche questo... Questo sforzo. E mi chiedevo um, qual è stata forse la cosa che vi ha colpito di più come, come ragazzi, se c'è un elemento, qualcosa di nuovo um, che non sapevate e che potete dire bene, questa è una cosa interessante che mi, mi porto dietro. Ecco. Dai, um, il fatto del body shaming che non ero tanta conoscenza. Di questo fatto e poi che l'obesità poteva. Um, ehm, come si dice? Non mi L'obesità non, non pensavi che fosse una patologia. ma non e che poteva. Non, niente, è presta troppo delle emozioni. Bene, questo tema del body shaming che avete, che avete toccato è, è importante. Non so se prima avete sentito poi l'intervento eh, degli altri ragazzi eh, del, del liceo di Roma e hanno insomma, proprio sottolineato quanto eh, il discorso del, del body shaming pesi molto sulle nuove generazioni che sono diciamo sempre un po' anche ossessionate dall'immagine di sé eh, che viene un po' restituita su, eh, sui social. E quindi è importante parlarne a scuola e, e proprio forse quello è il, il contesto migliore per affrontare questi, questi temi. E poi come diceva anche l'insegnante ehm, è, è utile che abbiate capito l'obesità è una vera e propria malattia che ha delle ricadute sull'organismo eh, che non sono solo di tipo estetico, ma sono proprio di tipo eh, organico, fisiologico e quindi un aumentato rischio di tante altre patologie. Io vi ringrazio, vi farei altre domande, però capisco un po' l'emozione e soprattutto eh, c'è cioè, un problema di tempi eh, e di tempistiche, quindi eh, purtroppo mh, vi, come dire, eh, vi saluto qui, spero che restate in collegamento con noi, se, se lo farete ci fa piacere. E, Adesso eh, mi, mi dicono eh, insomma, dalla regia che eh, faccio accomodare qui il professor Lenzi. Eh, prima lo abbiamo già, abbiamo già citato. Un piccolo cambio nell'ordine degli interventi perché, insomma, come avete visto, eh, la mattinata è, è movimentata. Prego, professore. Ecco. Professore ordinario di endocrinologia alla Sapienza, e in questo caso ci viene un po' a parlare anche in quanto membro della cabina di regia sul piano nazionale cronicità del Ministero della Salute. Eh, dalla survey che abbiamo, eh, che abbiamo eh, sentito emergono degli ostacoli, eh, ma anche delle, delle consapevolezze. Eh, è comunque un concetto ormai consolidato che eh, è un fattore di rischio per altre malattie, l'obesità, come dicevano anche i ragazzi della scuola di Palermo, ehm, ma eh, ci sono ancora dei problemi oggettivi legati al fatto, come, eh, come dicevamo prima di iniziare questo convegno, legati al fatto che mh, molto spesso c'è poca diagnosi di questa malattia e, mh, e eh, si fanno anche pochi screening. Ecco, prima affronterei questo, questo aspetto con lei, quanto è importante lo screening e come si può anche migliorare la diagnosi. Allora, adesso sono capace io di fare. No, penso sia acceso. No. no. no? no. Che devo fare? Eccolo, fa. la regia okay, mi ha dato posto. la voce. Allora, intanto saluto tutti quanti. Intanto ringrazio per l'invito. Intanto so, ho davanti il mio ministro preferito della salute, allora, ministro Lorenzin, che ministro forever, è come dico io. No, non c'è cioè, no, per l'amor di Dio. Mi arrendo un pensiero condiviso. No, davvero, scherzo. Dai, siamo in un ambiente tale, visto che come scherzavo prima stando vicino a lui, che se io e lui ci mettiamo assieme abbiamo una media di 40 anni, quindi me ne, me ne tolgo 30 e gliene regalo volentieri una trentina, così siamo pari. E, intanto la simpatia di questa riunione, se me lo consentono i, i miei meno giovani amici, non ho detto vecchi amici, meno giovani amici è proprio la presenza dei ragazzi che ci hanno dato però degli spunti estremamente interessanti perché come spesso accade, non lo diciamo ah, ma i ragazzi chissà cosa pensano, no, i ragazzi pensano intanto prima cosa e poi pensano anche al loro futuro e al loro presente, questo è già un, una buona, un buon viatico, vado via più contento oggi da questa riunione. Dunque, qualche messaggio chiaro, l'obesità è una malattia, punto, basta. Cioè, non, mh, Man è una condizione, no, è una cosa che si, che si può risolvere, ma pat pat perché non mangi di meno e ti muovi di più, no, non è così. Sfortunatamente lo è diventata. Perché una volta lo era, i ricchi mangiavano di più ed erano un po' più robusti dei signori che aravano e tagliavano uh, il grano, che erano invece tutti belli, forzuti. E e anche fascinosi se erano signore o signori che facevano quel tipo di vita, diciamo, campestre o rupestre. Quindi oggi, 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 l'obesità è una malattia. Che cosa è cambiato nel mondo? Piccolo eh, in giro, cioè dice il professore, per forza di avere un po' di o qualche cosa di culturale. Vi ricordate quei sapiens che 75.000, 100.000 anni fa sono usciti al corno d'Africa, hanno camminato... 30 40 mila chilometri fino al corno sud dell'America dell e si sono girati tutto il mondo e hanno conquistato tutto il mondo oggi purtroppo, purtroppo relativamente, ma siamo qua. i figli di quelli sono 8 miliardi e mezzo. Allora calcolate che la corte si dice che è partita dall'Asso erano più di un migliaio di persone. Quelli lì, che cosa facevano? Camminatori raccoglitori, camminatori, raccoglitori, camminatori raccoglitori. Avete già capito tutto perché voi siete tutti non intelligenti, intelligentissimi. Noi siamo una macchina fabbricata per muoversi e mangiare relativamente poco, muoversi e mangiare relativamente poco, con un sistema metabolico che è un risparmio perfetto. Cioè, nel senso, tu con poco fai, appunto, 25, 30, 40.000 chilometri in giro per il mondo, conquistando tutto il mondo, non conquistando, attenzione, occupando tutto il mondo. Bene, e poi a un certo punto ci siamo fermati, abbiamo scoperto, anzi, inventato l'agricoltura, fantastico. Dice, invece di trovare il grano quando lo trovo, che sai che faccio? Lo pianto lì e lo faccio crescere, e me lo trovo fatto. Poi abbiamo inventato una cosa straordinaria: le città. Che feco, stiamo tutti assieme: lui fa questo, io faccio questo, lei fa quell'altro, questo fa quell'altro. Uno amministra, uno difende, uno fa la sicurezza, uno costruisce case, uno fa l'impianto fognario, uno fa l'acqua colorata, uno questo. Eh, le città sono cresciute a dismisura fino a diventare delle cose meravigliose, per cui tutti quanti vogliono andare in città. Il 75% della popolazione mondiale sta ormai nelle città o zone limitrofe, quindi significa che la città è il nostro ambiente. Come sono diventate le città nel, nel tempo non sono più adatte a quell'uomo sapiens di cui noi siamo comunque fabbricati in quella maniera là. Quindi non è che siano cambiate, non è che nel frattempo siamo diventati fatti di cemento armato, no, noi continuiamo a essere fatti di cellule, cicce e compagnia. C'è nel senso buono il termine, visto che parte di obesità. Quindi l'obesità è una malattia che è diventata tale proprio perché non è più figlia sopra, solo in parte poi c'è anche solo di sovralimentazione, ma è di modificazioni genetiche. Qualcuno l'ha scritto nelle slide, eh, che, che è in parte legata a stili di vita, che è in parte legata a, mobili, a mobilità scarsa, ma soprattutto a un uno stile alimentare che certamente ci ha danneggiato negli ultimi 30-40 anni, modificando la nostra struttura genetica. Qui lo dico a quelli che da, da grandi vorranno fare i biologi o i medici o qualsiasi cosa delle professioni sanitarie: perché la struttura genetica si modifica, si chiama epigenetica. Il gene si mette addosso a un cappottino, un vestitino che si chiama epigenetica, che è dovuto all'ambiente. Se io sto a sole tutto il giorno, divento con la pelle scura e poi nelle generazioni successive diventerò nero. Se io sto in Scandinavia tutto il giorno, ci arrivo nero dopo 7, 10, 15, 50 generazioni, sono bianco con i capelli biondi. Però io non dico, devo cercare di assorbire tutto il sole che ci sta in giro. Ora, non ci vuole un genio del male per capire che tutto questo ha portato a una modifica del nostro stile di vita troppo rapido perché questo è accaduto negli ultimi 40-50 anni, per dar tempo alle generazioni e alle mutazioni di far sì che il fatto che abbiamo a 3 metri di distanza nel frigorifero di cucina le castagne a Ferragosto e le fragole a Natale, qualcosa ci ha modificato, perché una volta noi mangiavamo le castagne a, 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 a Natale e le fragole a Ferragosto, giusto? Sì, direi, direi che ci ha peccato, no? perché per questo esempio spesso non ci azzecca. Poi, dopodiché, ovviamente, siccome noi siamo, e l'hanno detto molto bene i ragazzi, anche viziati dal fatto che noi vogliamo essere tutti belli, carini, con la giacchettina, con la cravattina, eccetera, eccetera, e anche col corpicino fatto giusto per stare bene col vestitino che vediamo con i modelli di, che ha raccontato molto bene la collega, che è giovanissima collega, che ha detto i modelli che ci vengono prodotti dal, dal nostro ambiente sono completamente sballati. E allora viene fuori lo stigma pat pat dai, mangia di meno, pat pat, dai, muovi di più. E lo dice non solamente l'amichetto, lo dice il medico, e questo è un guaio. Perché noi, io, quando ho studiato, che era, può sembrare eh, il Pleistocene, ma no, era non più di qualche decennio fa, non c'era, nei libri di medicina, non c'era l'obesità. Non c'era nulla sull'obesità. L'obesità proprio non, non, non esisteva. Non era considerata una malattia, non era considerata. Per cui, hanno noi i medici, Diciamo, che ah, questo paziente è un po' sovrappeso, si mette a dieta, stia attento. E poi c'è soprattutto quello che si diceva prima in apertura, una cosa, lo diceva mi pare la nostra moderatrice, una cosa è il sovrappeso. Ho qualche chilo di troppo, ho preso 4-5 kg, oh, mi voglio mettere il costume fighissimo quest'estate al mare o fare bella figura e dimagrisco 4-5 kg. Lo, lo puoi fare, lo fai da solo, obiettivamente, basta un po' di controllo alimentare. Ma l'obesità vera non è così. Primo, uno ci si abitua. E tende a considerarsi, vabbè, sono fatto così. Secondo, la gente ti, no, ti crea comunque un stigma attorno. Terzo, non si può che curare, essendo una malattia. L'amico professore Saverio Mennini l'ha detto benissimo: nel senso che serve una programmazione, serve della prevenzione. Ora, la prevenzione è un po' come, eh, non, so, non voglio essere blasfemo, ma è un po' come la Madonna. Cioè, nel senso, uno dice prevenzione e si è risolto il problema. No, la prevenzione deve essere qualcosa di attivo, è una medicina anche quella. È un'educazione un, un sociale. Meno male che, ci, eh, che eh, organizzazioni come Cittadinanza Attiva hanno capito che, così come diciamo, uno, insomma, noi medici più o meno in, eh, in, attivi su questo, su questo campo, che bisogna educare le giovani generazioni. Perché ormai quelli che già lo sono dentro a questo stile di vita, a questa epigenetica che si è modificata, eccetera, eccetera, sì, li puoi solamente aiutare, li puoi sì. curare. Faremi il PDTA che diceva... Eh, eh, Saverio Mennini prima, dedicato in tutte le regioni, eccetera, eccetera. Tra l'altro, visto che mi ha citato come cabina di regia, con la cabina di regia dovremmo finalmente, a un anno di distanza da quando l'avevamo quasi prodotto, eh, eh, sbarcare il famoso eh, eh, piano nazionale di corricità che ricomprende anche l'obesità. A, a metà di questo mese di maggio che sta entrando. Quindi, insomma, ormai la va a pochi, come si dice. Ma non è che basta quello, non è che risolviamo tutti i problemi solo con, quello, con quel problema. Ho visto un simpatico ragazzo che dietro la mia testa che mi, mi fa sorridere. No, ma eh, a me fa, fa, ha fatto morire da ridere perché mi ricordavo di quando, quando c'ero io, e anche ancora una volta non era il giurassico inferiore. Io credo di essere andato molto oltre la risposta, ma insomma, a me interessava di dire che educazione, informazione e formazione anche per i medici, è fondamentale per salvare le prossime generazioni. E loro cominciano ad essere già un po' vecchiotti, eh? perché loro pensano che se 17 anni se ne frega 18 anni. No, no, cioè io parlo di quelli di 3, 4, 5 anni, che sono quelli a quelli a cui dobbiamo insegnare assolutamente che non si può, non si deve, bisogna salvarsi. È stata quasi un Alexio magistralis. No. Mai magistralis <ride> ma il magistralis no, perché sennò poi comunque, con loro mi meno. Io, io adesso avrò, avrò in mente sempre i camminatori, comincerò a camminare di più perché diciamo andando. Indietro, e in seguito, immagine è stata così Lei. efficace che veramente. Perché cammini 10-15 per km al giorno di... e raccolga le banane, non raccolga <ride> ma insomma se ne corti appresso, ok? Grazie. <ride> fantastico un grande intervento. E comunque comunque nel nuovo piano nazionale cronicità ci sarà l'obesità. C'è eh, un... la scheda ed è pronta da un progetto il... che sia Mennini che Cecchetti e Ce i direttori generali cioè, hanno promesso però... di farlo partire. Se non capiscono la di regia, è, Beh. è Bene, questa insomma, è una notizia che ci, poniamo, ci mettiamo da parte e poi verremo a controllare. Allora, prima della, <ride> prima della tavola rotonda io darei eh, la parola ad Anna Rita Cosso, presidente di Cittadinanza Attiva, ehm, che invito ehm, a, a, a accomodarsi qua, forse sul podio, così facciamo prima il suo intervento e poi facciamo comodamente la nostra tavola rotonda con, con i nostri ospiti. Ehm, Abbiamo accennato eh, all'inizio di, eh, di questo evento alle dieci proposte di cittadinanza attiva ehm, che toccano tanti punti, quindi dall'inserimento nei lea a una maggiore eh, eh, comunicazione anche a partire dalle, dalle scuole e dalle farmacie e adesso lei ce cioè, li sintetizzerà purtroppo con una eh, certa <ride> velocità. Assolutamente, sinteticamente. E cittadinanza attiva si dedica da tempo al tema dell'obesità. Ma eh, questa volta questo progetto no, ha portato molti stimoli provenienti proprio dalla, da, sia dalla base dei giovani che dalle persone che 4 milioni al giorno che entrano nelle farmacie, c'è stato detto stamattina. E quindi la prima cosa, la prima proposta è eh, implementare una campagna istituzionale di sensibilizzazione e informazione sull'obesità, sull nel senso appunto dei due elementi che sono stati detti. Eh, da molti e poi sintetizzati dal professor Lenzi nel modo migliore possibile, che sono stili di vita intesi come attività fisica e corretta alimentazione. Eh, corretta alimentazione, che appunto significa ridurre l'uso dei cibi ultraprocessati, garantire un consumo costante di frutta e verdura e privilegiare anche i produttori locali rispetto al cibo industriale. Il secondo punto. Eh, anche questo, riconoscere l'obesità come malattia cronica, riconoscerlo prima culturalmente e riconoscerlo politicamente, garantendo l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza di tutte quelle prestazioni che servono per una eh, effettiva presa in carico. Abbiamo detto che l'obesità è una malattia... Multifattoriale, recidivante, ehm, cronica e quindi per questo ci vogliono tutta una serie di prestazioni e di servizi che devono essere garantiti. Rafforzare la rete dei servizi e dei professionisti a livello territoriale e quindi in particolare la figura del medico di famiglia e del pediatra in grado di rispondere in modo multidimensionale appunto a una malattia così sfaccettata. Riconoscere e valorizzare il contributo delle farmacie di comunicazione. Qui siamo no, è uno dei temi portanti della, degli interventi sulla, eh, sulla, nuova, sulla nuova salute e sulla nuova sanità. E le farmaci appunto come presidi del, eh, nel territorio. Contrastare, poi c'è tutto il tema dell'obesità infantile, che anche questo è stato eh, fin qui affrontato e detto: contrastare l'aumento del sovrappeso e dell'obesità in Italia nel bambino e nell'adolescente, sia incentivando i programmi di educazione alimentare, educazione sanitaria e poi ovviamente il focus sulle mense scolastiche. Il tema delle mense scolastiche è un tema importantissimo. Abbiamo una normativa nuova che è quella dei criteri ambientali minimi per, che in qualche modo devono indirizzare le gare d'appalto in un certo modo, ma bisogna vigilare perché questi criteri vengano eh, attuati, che prevedono delle percentuali di biologico, che prevedono tutto un tipo, focalizzano moltissimo. Per la ristorazione scolastica e su questo bisogna eh, puntare perché la ristorazione scolastica, tra l'altro, è un punto anche di educazione alimentare delle famiglie e, del, e dei ragazzi stessi. Vado velocemente: eh, mitigare l'impatto delle disuguaglianze socio-economiche sull'obesità, anche questo è stato detto, ce n'è anche consapevolezza tra le persone che hanno risposto alla nostra indagine in farmacia. Questo che significa che eh, bisogna attuare delle politiche, questo è chiaramente. Un tema, eh, un tema politico, bisogna fare in modo che ad esempio le attrezzature sportive ci siano su tutto il territorio nazionale no? e non solo in certi luoghi. Noi sappiamo che le periferie e, e, le, e, il, e alcune parti del nostro paese sono veramente più eh, a disagio da questo punto di vista. Contrastare lo stigma sociale: ma guardate che contrastare lo stigma sociale legato all'obesità è legatissimo al tema del riconoscere l'obesità come una malattia, perché eh, nessuno. Nessuno di noi prende in giro un diabetico o un cardiopatico. E perché bisogna prendere in giro una persona obese? Perché si pensa che sia legato appunto a cattive abitudini, a cattiv una persona, lo diceva bene Marco, no? una persona sciatta, pigra. No? E no, non è così. E quel, e il, il, i, i, I medici, gli studiosi, gli endocrinologi ce lo spiegano, ce l'hanno spiegato molto bene. E infine garantire un approccio intersettoriale e interministeriale la pianificazione nella realizzazione degli interventi di contrasto all'obesità all che è un problema di salute pubblica siamo di fronte ad una pandemia una, a una potenziale grande pandemia e quindi noi dobbiamo fare in modo, richiedere con forza lo facciamo come associazione, un impegno congiunto da parte del governo, delle autorità sanitarie, sanitarie delle società scientifiche e delle associazioni civiche dei pazienti che come abbiamo visto stamattina molto possono fare per aumentare la, la comunicazione per aumentare l'educazione e per richiedere interventi di politica, di politica sanitaria. Quindi grazie a tutti. Devo eh, ringraziare per questo bellissimo progetto. Devo sento veramente di ringraziare eh, sinceramente Feder Pharma e Novo Nordisk, che hanno puntato sulla prevenzione, e questo è sicuramente significativo. Grazie. Grazie, complimenti per i contenuti, anche per la capacità espositiva, veloce e precisissima, ha fatto una sintesi perfetta di quello eh, che, che ci stiamo appunto dicendo, adesso andremo un po' a snocciolare, ad analizzare queste eh, proposte insieme ehm, alle, agli esperti che… Sì, sì, sì. Invito infatti a raggiungerci eh, qui al, al tavolo eh, Iris Zani, presidente dell'Associazione di Amiciubesi, iniziamo adesso la, la tavola rotonda, insomma è stato un po' movimentato. Eh, Denise Giacomini, dirigente sanitario del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, visto che tra le proposte di cittadinanza attiva si parla per l'appunto di, eh, di, di lavoro interministeriale e intersettoriale. Eh, la senatrice Beatrice Lorenzin, già ministro della salute, il nostro preferito della non si dice, non si dice. Non si dice. Non che ci <ride> Grazie di essere qui e Pietro Tornaghi, farmacista di Castel Madama in provincia di Roma. Grazie a cui diamo subito la parola perché anche lui ha dei tempi stretti. Lui è un po' eh, ci, ci può raccontare il punto di vista dei farmacisti che hanno partecipato eh, così in prima persona a una parte di questo progetto. Quindi, la parola a lei. Allora, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. Nella mia vita professionale io ho sempre condotto due battaglie, una contro il fumo, in particolare quello di sigaretta, e l'altra contro il sovrappeso, il sovrappeso in generale. Per cui nel momento in cui si è prospettata la possibilità di aderire al progetto Feel Good l'ho fatto con vera convinzione e piacere. Allora, nelle due settimane in cui abbiamo proposto il test abbiamo cercato anche un po' di selezionare le persone, non abbiamo proprio rivolto random il quesito. I, innanzitutto rivolgendolo alle persone che erano in chiaro sovrappeso, eh, eh, facendo in maniera tale che eh, l'approccio fosse molto soft per evitare di urtare la, sia la suscettibilità che di creare imbarazzo in questi. Una volta contattati, poi devo dire che un'adeguata privacy hanno risposto al test in maniera convinta, anzi poi sono stati contenti di essere stati contattati perché avevano, mi hanno poi spiegato che avevano una specie di eh, timore, una specie di imbarazzo e si sono liberati in questa maniera e hanno parlato di questo problema. Poi per cercare di far conoscere al massimo questo progetto abbiamo ehm, contattato soprattutto i genitori, i genitori dei bambini più piccoli perché come diceva il professor Lenzi, Lenzi giustamente è da lì che bisogna partire per cui abbiamo coinvolto le mamme ah, tra parentesi eh, mentre nella maggior parte delle farmacie il 70% eh, delle persone intervistate era, era di genere femminile nella nostra farmacia circa il 100% è stato femminile per cui lei, questo la dice lunga insomma e, mh, coinvolgendo le mamme loro sono state molto eh, <coughs> contente di questo di questo test e anzi spingevano perché questa iniziativa fosse rivolta poi verso le scuole, quindi facendo, cercando di coinvolgere la figura di noi farmacisti perché andassimo nelle scuole a spiegare il progetto e la lotta al sovrappeso. E abbiamo quindi di converso invitato anche, sottoposto il test a dei, degli insegnanti, soprattutto a delle maestre. Così così che in questa maniera per il futuro si potrà eh, fare qualcosa di positivo. Le proposte che noi possiamo fare intanto è che ci auguriamo che questo progetto non rimanga un progetto pilota ma che vada avanti e che involga le farmacie perché le farmacie come diceva prima eh, il nostro vicepresidente sono circa 20.000 in tutta Italia e anche se una su tre eh, aderisse al progetto sarebbero 6.000 punti in tutta Italia e non credo che ci siano ci, strutture così capillari da nessuna parte. E riguardo poi al test abbiamo visto che le persone intervistate erano tutte piuttosto consapevoli, erano abbastanza preparate, e conoscevano benissimo la correlazione che vi era fra obesità e malattie cardiovascolari, malattie metaboliche come il diabete, malattie dell'apparato osseo-articolare, malattie respiratorie, ma nessuna, ripeto, nessuna è stata in grado di stabilire la correlazione che vi era fra obesità e carcinogenesi, ossia eh, la nascita e lo sviluppo dei tumori. E qui sono rimasti tutti eh, molto sorpresi, anzi molti erano turbati perché non immaginavano che vi fosse questa correlazione. E poi un buon 50% non conosceva la correlazione che vi era fra eh, obesità e fra maggior grado di obesità nelle classi socio-economicamente più disagiate e anche questo le hanno colti un po' di sorpresa ed infine questa però è una cosa un po' frequente anche fra i sanitari molti pensano e Purtroppo, e ripeto, come diceva anche il professor Lenzi, anche fra i sanitari, vi la, insomma, la non vi è la consapevolezza che il problema dell'obesità non sia dovuto solamente alla volontà da parte di chi è in sovrappeso di voler dimagrire, ma ci sono anche altri casi che, come ben, ben detto, sono, possono essere eh, di natura genetica, ma soprattutto di natura psicologica. Voi, <coughs> immagino quasi tutti, conosciate la... Il programma Vite al limite, l'avete mai visto? Quello col dottor Nosaradan. No? Tutti questi grandi obesi, perché sono tutti over 200 kg, avevano eh, una, una storia di adolescenza mh, drammatica quasi, con dei gravi problemi psicologici. Ora, ehm, come dicevo, proposte sono queste appunto di ampliare il progetto e di coinvolgere molto i social network, perché è qui che bisogna puntare. Non tanto su Facebook, perché oramai Facebook è, è appannaggio dei boomer. Nient'altro. I ragazzi non, non, non credo che ci sia un ragazzo un giovane sotto i 35 anni che è, sia. Che aderisca a questo social, ma quindi puntare molto su Instagram, fare quindi che, che devo dire, un video di 10, 15, 20 secondi, breve, molto impattante, e poi per chi vuole approfondire, schiacciare il pulsante in basso, scopri di più o approfondisci. Per quanto riguarda i teenager bisogna stare molto attenti perché loro utilizzano molto il canale eh, TikTok e là bisogna stare molto attenti al messaggio da regolare per evitare di incorrere nel problema opposto, ossia nei disturbi del comportamento alimentare. Quindi va studiato <coughs> molto bene. Allora, poi visto che c'è qualche rappresentante delle istituzioni, voglio fare un appello, perché tutte queste cose, sì, una corretta alimentazione, la qualità dei cibi è basilare, importante, ma è una condizione necessaria ma non sufficiente, nel senso che... Senza il movimento non si va da nessuna parte. Per cui iniziare veramente dalle scuole, dalla scuola primaria, dalla scuola dell'infanzia, e dotando, innanzitutto raddoppiando, triplicando le ore di educazione fisica, che adesso non si chiamano più così, ma si chiama di attività motoria e chiaramente formando gli insegnanti in maniera adeguata perché possano trasmettere ai bambini questo interesse e soprattutto di dotare le scuole di un'area verde, un'area verde che o nella scuola qualora non fosse possibile in prossimità di questa, dove ci siano un prato dove ci sia qualche albero, non è che occorrano ettari, bastano mille metri quadrati, dove i bambini possano rotolarsi per terra, fare delle capriole, perché dovete sapere, mi dicevano alcuni insegnanti, che i bambini non sanno più fare una capriola, cioè su dieci bambini solo due o tre la sanno fare la capriola e questo è gravissimo perché indica una capacità motoria è piuttosto bassa, piuttosto ridotta. E per non parlare poi della, della capriola rigirata inversa che veramente non la sa fare quasi nessuno, guardate. Quindi eh, eh, dotando poi eh, farli salire sugli alberi, farli muoversi, perché questo è il punto essenziale, perché la palestra è bella, la piscina è bella, tutto quanto, ma è un, un qualcosa in più. In, in primis il bambino per, no, eh, per non prendere peso deve, muo deve muoversi liberamente. Poi fare attenzione alle dotazioni chiaramente di, di sicurezza, il bambino non si deve far male, ma nemmeno essere ossessionati da queste dotazioni, perché se un bambino cade e si sbuccia in ginocchio, non succede nulla. Anche perché il bambino che è overprotetto, alla fine nel momento in cui cade, non è che si sbuccia al ginocchio, ma si va a rompere l'osso di un'arte, di una gamba, di un, eh, perché non è, non è abituato a cadere. Insomma, un bambino che si muove in questa maniera sicuramente non diventerà un bambino sovrappeso e tantomeno obeso, perché poi sappiamo che un bambino in sovrappeso sarà un adulto malato, ma un bambino obeso sarà un giovane adulto malato e questo lo dobbiamo, dobbiamo evitare ad ogni costo. Come diceva qualcun altro un po' più importante, vuote... Takes. Grazie. Eh. <ride> Grazie di questa restituzione. Ci ha dato anche diversi spunti. Io Passo velocemente la parola a Iris Zani, presidente dell'associazione Amici Obesi. Tra le proposte di cittadinanza attiva vi è anche quella di contrastare lo stigma associato all'obesità, di cui abbiamo parlato eh, stamattina e, e le associazioni possono avere un ruolo molto importante. Che ruolo possono avere e poi soprattutto eh, quali sono in questo momento le esigenze delle, delle persone che sono di obesità, quali sono insomma le loro richieste. Buongiorno e grazie per, per l'invito. Sono Iris Zani, sono and this associazione di pazienti gestita appunto da pazienti nata ormai circa 20 anni fa e lavoriamo solo esclusivamente sul non, non esclusivamente, ma lavoriamo pre, prevalentemente sul web. Siamo nati con la creazione di un forum dove si vi, vi si accedeva per chiedere informazioni eh, in un primo momento solo esclusivamente per la chirurgia bariatrica e e poi successivamente sono approdati anche tutte le altre problematiche che appunto riguardano l'obesità il nostro ruolo è soprattutto quello di dare informazioni e di cercare i percorsi di cura migliori rispetto ad ogni, ad ogni persona, proprio perché purtroppo non essendo una malattia riconosciuta non vi sono questi percorsi di cura ben strutturati e ben ehm, accessibili appunto a tutta la popolazione. Eh, sicuramente l'abbiamo trattato anche questa mattina il, il discorso che l'obesità in Italia viene... Ehm, agevolata nel percorso di cura solo quando raggiunge un grado di terzo un, il terzo grado di, di obesità praticamente quando vi è accesso alla chirurgia bariatrica è fondamentalmente sbagliato io mi ritrovo a rispondere a domande di aiuto di persone che invece fortunatamente di peso ne hanno eh, molto meno da perdere che però si trovano in un mare eh, di proposte al limite della legalità a volte e, e non sanno esattamente come, potersi, come poter gestire soprattutto di potersi fidare. Con gli anni ci sono state diverse attività. Attualmente per esempio, magari divento impopolare, però per esempio in questo momento è in voga questa dieta ketogenica che si... Sì, darà sicuramente degli ottimi risultati. Il problema è che spesso il paziente, parlo di un paziente che magari di peso non ne ha da perdere tantissimo, ehm, si rivolge a questi pseudo nutrizionisti, magari trovato sul web, e, e, e la cosa più importante sarebbe proprio quella di poter monitorare e anche bloccare dei messaggi che arrivano appunto sbagliati. Si ritrovano magari con un professionista che non fa altro che prescrivere questa, questa dieta. Spesso sostituendo i pasti e quindi togliendo addirittura proprio quella parte di educazione alimentare che invece noi dobbiamo imparare per prima, perché poter perdere peso vuol dire innanzitutto gestire un'alimentazione corretta che ci possa aiutare. Poi arriva anche la, la perdita di peso. E quindi spesso e volentieri il paziente non si sente accudito, non si sente preso in cura. E questo forse è proprio il primo passaggio che in questo momento, in questo momento manca. Faccio parte, di qui cambio un attimo il, il discorso, faccio parte appunto dei tavoli di lavoro della, del gruppo interparlamentare che appunto di obesità e diabete che cerca di portare a casa il raggiungimento del riconoscimento della malattia. E, sicuramente è importante per il discorso dello stigma perché eh, dobbiamo arrivare e portare alla collettività il messaggio che è una malattia e non è un vizio di, di atteggiamento non è mancanza di volontà abbiamo detto in, in tutte le salse, questa mattina mi ha fatto molto piacere sentire i ragazzi parlare eh, con uh, cognizione di causa e anche con, i, con la terminologia corretta, che spesso a volte non uso neanche io, nonostante sia all'interno di, di, di questo mondo già da una, da una ventina d'anni. È bello appunto che abbiano recepito questa cosa e sono convinta che potranno portare questo messaggio a più, a più ragazzi possibili. Concludo dicendo che sì, cerchiamo di fare un grande lavoro di, di anti-stigma, ma una cosa molto importante che facciamo noi come associazione e che abbiamo un attimo cambiato anche la nostra attività è stata quella di istituire i gruppi di mutuo autoaiuto. Dove sostanzialmente i pazienti di qualunque grado, di, di gravità appunto di obesità e qualunque sia il percorso che abbiano deciso di intraprendere, hanno quella necessità di sentirsi compresi e quindi di poter parlare fra le persone che vivono la stessa problematica. Non è un, um, un volersi appartare, questo no, è, è quello che diciamo sempre. Però spesso e volentieri, e credo che lo abbiate capito, lo stigma porta a sentirsi non compresi a partire dalla famiglia, a partire dall'ambiente medico a volte e, e anche nell'ambito lavorativo. Vi assicuro che con l'aumentare dell'età non è detto che la persona recepisca come comportarsi con una persona che non è uguale a te. Eh, se il bambino a volte ferisce in modo feroce lo è altrettanto un cappicio e, e quindi niente la nostra associazione si chiama amici obesi si trova sul web ci trovate su facebook so che voi magari non lo utilizzate eh, sì vorremmo creare un canale anche su instagram però proprio per il fatto che è basato solo sull'aspetto e sulla fotografia per noi è un po limitante, non, è un messaggio che non vorremmo passare, quindi non ci stiamo attivando, anche se forse potremmo attirare molti più, molti più ragazzi. Grazie della scuola. Grazie. Io tra l'altro ho visto anche invece degli utilizzi di TikTok per promuovere salute. Lo stesso, eh, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha un canale TikTok. Insomma, poi diciamo sempre gli strumenti sono neutri, dipende come vengono utilizzati. Anche la, la, FNOVI, la, gli, la FNOPI, gli infermieri hanno un loro canale TikTok attraverso cui veicolano molti messaggi di salute. Quindi insomma, vabbè. Diciamo sono sono degli spunti, chissà. E, mh, lei ha citato eh, l'intergruppo parlamentare sull'obesità e il diabete, e noi abbiamo eh, Beatrice Lorenzin che per l'appunto fa parte di questo intergruppo, che ci può un po' ricapitolare qual è anche il ruolo importante della politica eh, in tutto questo. Sappiamo anche che nella precedente legislatura era stata fatta anche una mozione che andava proprio eh, verso la, la prevenzione e una migliore cura eh, dell'obesità. Ci sono i tanti problemi illustrati qui, tra cui anche. Anche poi la necessità di una vera presa in carico anche per i pazienti che hanno bisogno di farmaci, perché poi appunto non si può andare solo a considerare la chirurgia, esiste anche poi tutto, tutto un aspetto precedente. Ehm, e poi sappiamo che è stata incardinata appunto la, la legge, una proposta di legge alla Camera che ha prima firma eh, del deputato Pella e che prevede proprio il riconoscimento dell'obesità come malattia. Sarebbe forse la prima legge al mondo sul, sull'obesità e su questi temi. Quindi insomma anche la politica si muove su... Su questi temi. Adesso io non vorrei far addormentare, il, cioè, far alzare loro l'indice glicemico, però il, il punto vero è che la politica è fondamentale. Il Parlamento ha un ruolo fondamentale nel promuovere e mettere al centro dell'agenda del Paese quelle che sono delle problematiche. Eh, che si devono affrontare in modo prioritario. Che cosa accade? Tutto è importante e il Parlamento non è che si occupa di tutto, però deve accendere quando trattiamo di prevenzione. Dei, diciamo, un faro, dei fari su delle questioni che in quel momento nella vita del paese sono, hanno una necessità di una corsia preferenziale. Poi c'è il ruolo del governo che ha invece l'indirizzo e la gestione eh, operativa di quelle che sono le, le, diciamo, le varie problematiche riguardando il caso della salute. Sicuramente è stato affrontato già in questo tavolo precedentemente, c'è cioè la necessità dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza del nomenclatore adesso voi non sapete cosa sono sono le tariffe e quindi dare non solo riconoscere una patologia ma poi riconoscere la prestazione per quella patologia e finanziarla. Quindi questo è, è un lavoro importantissimo, senza di quello poi le nostre iniziative legislative purtroppo finiscono a volte in un binario morto. Eh, dopodiché c'è un tema più generale che eh, mi piacerebbe perché noi ci siamo occupati tanto di diabete, che è l'altra faccia di questa di questa questione e quindi anche lì stiamo parlando dell'organizzazione delle reti e quindi la necessità di fare diagnosi. Eh, precoce, di prendere in carico il paziente quando è eh, ammalato nel momento giusto la questione oggi più dirompente diciamo sul, sul tavolo è quello dell'uniformità del, dei PDTA si chiamano cioè dei piani diagnostici terapeutici in tutto il nostro territorio nazionale ci sono qua dei ragazzi non è che c'è una difformità solo tra regione e regione, a volte dentro la stessa regione tra ASL e ASL quindi se tu puoi avere un chip sottocutaneo, non so se voi avete Amici col diabete. Avete amici in classe? Qualche amico? Eh? Amici col diabete. Gli, gli amici, i ragazzi, i bambini col diabete uno dei principali temi che hanno è avere l'allert del loro indice eh, glicemico, del, del livello della loro insulina. Quindi oggi, per fortuna, ci sono device, cioè dei meccanismi che possono aiutare la vita del diabetico. Tutto questo fa la differenza nella qualità della vita di una persona avere una vita normale pur avendo una patologia cronica. Quindi sono degli aspetti estremamente importanti e in questo momento ci sono due vicende, diciamo, nazionali. Una è l'uniformità dei trattamenti e della prevenzione a livello nazionale sul diabete e la seconda è i dati. Perché se tu non hai i dati dei pazienti da ogni regione, non puoi fare poi le politiche sopra. Cioè se noi vogliamo fare, ad esempio, una eh, politica corretta nazionale sui diabetici, dobbiamo sapere quanti sono quanti sono, che età hanno, eh, dove risiedono, come poter intervenire. Questo vale per tutte le patologie. Pensate sulla prevenzione, quanto si potrebbe fare di più se si avessero i dati. Però fatemi dire due cose sull'obesità, ci tengo moltissimo. Innanzitutto questo è un bellissimo progetto, mi piacciono i progetti peer-to-peer, -peer, no? dove poi tu formi le persone che formano altre persone. È un elemento di assoluto successo. Per farlo devi sensibilizzare. Le campagne di prevenzione hanno un senso se sono continue, non una tantum, perché ora abbiamo beccato voi, se questa cosa non continua è finita qua. Invece l'utilizzo del, delle farmacie, l'utilizzo di, di, diciamo, di strutture che portino avanti delle campagne nel tempo rende queste campagne efficaci per più generazioni. No? Dobbiamo acchiappare le persone mano a mano che eh, ca cambia la generazione di riferimento. Il secondo elemento sull'obesità che vorrei dire è lo stigma. Noi viviamo in una società dove le persone sono giudicate per come appaiono non per come sono, per come appaiono in un modo terribile. Siamo arrivati alla chirurgia plastica dei ragazzi della vostra età o poco più grandi per avere le foto sul, eh, su Instagram o sui social. Cioè ci si rifà per avere la foto, per avere il profilo. È un, una, eh, diciamo una degenerazione dell'immagine, assolutamente secondo me una delle cose più perverse che stanno accadendo, perché le persone, quello che valgono, quello che sono, spariscono. Su questo i social network hanno delle responsabilità gigantesche, quindi io le dico una cosa, va bene, ma noi dobbiamo parlare, dobbiamo stare insieme, dobbiamo imparare nuovamente a relazionarci, poi i social network dovrebbero essere, servirci per darci un appuntamento e per fare le ricerche online, che è una cosa giusta e corretta, però il modo in cui noi stiamo utilizzando i social network nella nostra società negli ultimi 10-15 anni ci sta facendo diventare tutti scemi. Scemi, Se abbiamo una scemenza di massa oh, sì. nel, 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 una nella gestione. No, eh? ma perché è vero? Perché basta vedere le chat, cioè è solo una cosa, non voglio dire. Io ormai dico quello che penso, quindi noi, voi siete la generazione che ci può salvare. Tutti quanti, ormai quando saremo anche noi vecchietti che non lo sappiamo più usare, questa cosa, però ci potete salvare voi. In questo contesto sull'obesità, io vorrei farvi pensare che cosa significa essere obesi. La, 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 la dottoressa Zanni lo ha detto in modo molto ma voi sapete che un obeso deve comprare un biglietto aereo il, e pagare il doppio perché non c'entra nella sedile del, bigliet, del, del suo, del suo aeroplano. E quindi, quando entra un obeso in aereo, vedi che tutti fanno così e in queste poltrone qui l'obeso non c'entra, un, un obeso insomma, medio non c'entra qui. Non c'entra eh, nel, nel treno, nelle, nelle, nelle cose economiche, della, della classe economica, non c'entra. Quindi già la tua vita prendi delle misure diverse. Se sei un grande obeso, devi salire delle scale. Hai, hai problemi che sono i problemi della disabilità, pur non essendo tu considerato un disabile. E queste sono le cose pratiche della vita. È ovvio, vieni giudicato, vieni giudicato al lavoro, vieni giudicato dagli amici, vieni isolato, vieni emarginato, vieni preso in giro. Immaginate che cosa vuol dire per una persona essere presa in giro da quando ha 8-9 anni a quando ce n'ha 40. Ma che vita è? È evidente che poi i fattori epigenetici, genetici, passa tutto in secondo piano. Sei una persona distrutta, distrutta dentro, perché nessuno ti ha guardato per come sei, dentro i tuoi occhi, non la tua ciccia. E questa è una cosa, secondo me, che c'è sempre stata, purtroppo, ma che adesso ha raggiunto dei livelli eh, inaccettabili di violenza. Siamo in una società violenta. Violenta verbalmente, violenta culturalmente, violenta nelle immagini, no? tutta questa vita qua sopra finta, tutti al ristorante, tutti che fotografano i piatti, tutti sempre in vacanza, tutti con vestiti bellissimi, mica pensate che sia vero, è tutto finto. Quindi questa è l'età in cui voi potete scegliere che cosa essere che cosa fare e anche l'impegno che voi potete dimostrare nell'aiutare le altre persone. È un impegno importantissimo perché questo farà la differenza non solo per chi incontrate, ma per voi stessi, per quello che voi siete. Decidete come qualificare. Io vi sto facendo questo discorso a voi che siete grandi, faccio la stessa cosa con un linguaggio diverso ai miei figli che hanno nove anni. Però è lì è, eh, io le vedo le cattiverie a scuola tra i bambini piccoli. Quindi la prima cosa è lo stigma, ma lo stigma sull'obesità, oggi lo stigma su tutto è... Rifiutiamoci di vedere le persone accanto a noi dentro una casella che ci hanno imposto qualcun altro, anche avere il coraggio quando c'è un amico o sei in un gruppo e qualcuno prende in giro qualcun altro, e dire scusa, ma tu perché devi dire questa cosa? Penso che voi abbiate avuto però un amico bullizzato, non c'è stato? Eh, tu, tu sempre te ce l'hai. Marco, per questo tu sei referente. Allora io vi dico una cosa: nella mia classe, quando andavo a scuola al liceo, io c'avevo una classe di bulli inconsapevoli. Io non sono stata bullizzata, io ero carina quando ero ragazzina. Ero carina, ero brava, ero brillante, ok? Ci cioè avevamo dei compagni di classe che venivano sistematicamente bullizzati: la battuta, la battuta cattiva, la cosa cattiva, tutti i giorni per cinque anni, dai 14 ai 18 anni. E mica sono stati tanto contenti questi nella loro vita, eh? E ripensandoci col tempo, io qualche volta intervenivo perché già avevo queste mie cose un po' idealistiche, però poi alla fine neanche troppo. E riparlando con i miei compagni di scuola di quel periodo, che oggi fanno tutti i belli, insomma, chi fa un lavoro, chi ne fa un altro, nessuno di loro si rende conto di aver bullizzato i nostri compagni di classe. È terribile, cioè abbiamo 50 anni. 50 anni! e eh, abbiamo avuto un incontro eh, tra di noi, e io ho guardate, ma voi vi rendete conto che, che, che clima cattivo che c'era in classe? E loro mi dicono, ma perché dici questo? Ma no, facevamo le battute, ma quale battute? Ognuna di quelle battute era una stilettata, no? Quindi nessuno è buono, questo lo dico per dire che essere buoni non è mica una vocazione, cioè non è mica una cosa che tu sei buono, tu, bon questa roba della bontà. Bisogna ricercarla la bontà e avere le capacità critiche. E credo che questo sia un tema che riguarda questa vicenda tantissimo. Poi andiamo alla prevenzione e me ne... poi devo andare via, quindi sono... faccio continua la, la continuare lei. sulla prevenzione è stato detto già tutto, Primo, Non pensiate che allora, abbiamo un tema. Dove mangiamo noi? Quanti di voi? Ma... Quanti pasti fate a casa voi? Uno lo fate la sera. La cena la fate? Colazione e cena? Due? La colazione la fate a casa o la fate fuori? Allora, quanti fanno colazione fuori e alzino la mano? Mazza, che classe! <ride> quanti fanno colazione a casa? Quanti cenano a casa tutte le sere? Cinque sere a settimana? Vabbè, più o meno, pranzo ovviamente fuori. Allora, io vedo la mensa dei miei figli, io ho i gemelli. La mensa dei miei figli è una mensa ipercalorica. Allora, mio figlio è nato secco, secco, quello è secco. Mangia come gli metti, qualsiasi cosa gli metti dentro, è secco. Mia figlia, no. Quindi, altro tema: come dice una bambina di 9 anni di mangiare meno senza farle venire il complesso per cui a 12 anni non mangia più? Altra questione. Quindi, non pensiate. Che tutti sono preparatissimi sul tema di come parlare ai propri figli per quanto riguarda un corretto approccio alimentare. Ah, mamma, ma allora tu pensi che io sono grassa? Ma Allora io ho la pancia a nove anni? Non c'hai la pancia. E però, allora punti a spiegargli che deve mangiare in un certo modo per il diabete, per la sua salute. Bah. Quindi anche lì noi lo dico alla, alla direttrice, alla Giacomini, noi siamo ancora molto indietro e io ti chiederei di dire al Ministero di fare una piccola ispezione sulle, sulle, sui menu delle mense scolastiche. Una di quelle cose un po' che si fa, non tanto per vedere se la mensa sia conforme a norma, ma cosa mangiano questi bambini. E allora poi ci sono famiglie dove i genitori possono in qualche modo... Dirigere poi l'alimentazione la sera o la mattina sulla verdura, la frutta, il pesce, le proteine. Ma ragazzi la fame nascosta, cioè la, il fatto che ci sono milioni di persone che non hanno i soldi per andare per, per avere un'alimentazione di questo tipo vuol dire che l'unico luogo dove tu ti alimenti in modo corretto è la scuola, per milioni di persone, non per qualcuno così, milioni. E dove possono mangiare bene. E quindi la scuola diventa un, un, un elemento non solo di educazione e formazione, ma di salute, promotrice di salute pubblica. L'altro tema è lo sport, l'abbiamo messo in Costituzione, lo dicevi tu. Ma tu veramente mi stai parlando del de, de mille metri di verde pubblico delle scuole italiane? Forse nella provincia, ma nelle città è impossibile. Le scuole non hanno neanche le palestre. Ci sono ancora scuole che fanno i doppi turni con, la, con mattina e pomeriggio. Ma allora devi trovare un modo per cui lo sport a scuola lo fai tutti i giorni un'ora come una lezione, un, un orario. L'abbiamo messo in costituzione per lo stesso motivo, perché dopo, ma i genitori, quanto costa mandare i figli a fare attività sportiva? Quanto costa? Allora, senza andare nel club figo, nella roba, all'oratorio, all un corso di una qualsiasi cosa ti costa sui 200 euro trimestrali. Per una famiglia che, quella stessa famiglia di cui parlavamo prima, che non ha i soldi per dare da mangiare ai figli, ma secondo voi poi c'è il tema che alle 5, quando è finito il, il tempo pieno, riesce a portare. Ma è una vita bellissima, meravigliosa, che noi ci stiamo immaginando. Però qui stiamo parlando della salute delle persone che oggi sono piccoli. O medi, come loro, e che domani, se noi queste persone le abbiamo educate a uno stile di vita, le abbiamo aiutate a crescere sane, saranno degli adulti sani. E quindi ci permetteranno a noi di avere un sistema sanitario nazionale che regge. Che regge. Quindi, questa è una sfida di insieme. Che in parte noi tutti quanti un po' facciamo, un po' facciamo tipo passo del gambero, un avanti, ma che voi come generazione dovete essere consapevoli anche per dare insomma, cambiare di questi mezzi qua solo voi potete essere padroni, perché la mia generazione non è stata capace neanche di fare una legge, <ride> oltre che di capirli. Quindi siete voi che avete diciamo, il diritto e il dovere di difendervi e di saperli usare bene. Grazie. Grazie veramente, efficacissima nella comunicazione, no, anzi grazie veramente per i tanti punti che ha toccato. Va bene, sì, sì. Arrivederci. È stato veramente un, un intervento, devo dire, eh, denso di, di contenuti che però ha fatto leva anche sui, eh, sui sentimenti e sull'empatia. Um, io passo velocemente a questo punto, visto che i tempi sono strettissimi, eh, la parola è invece a Gerardo Medea, che è della Società Italiana di Medicina Generale. Eh, abbiamo parlato di prevenzione, abbiamo parlato di, di territorio. Eh, centrale è il ruolo dei, dei medici. Insomma, fino adesso abbiamo capito con le farmacie, quanto è importante che la prevenzione passi dalla farmacia, ma il medico di medicina generale ha un ruolo chiave perché poi deve indirizzare le persone nel posto giusto, al centro giusto, dallo specialista giusto e molto spesso deve anche fare diciamo, una, prima, una prima diagnosi, un primo screening, oltre che fare prevenzione. E quindi a lei la parola. Grazie di averci peraltro seguito fino a qui da remoto, che capisco che non è neanche facile seguire una, un convegno così lungo a distanza. A lei la parola. Eh, mh, provi ad accen uh, accendere... Intervento proprio per dare la testimonianza della presenza della medicina generale all'interno di questo un microfono. Va bene, va bene, adesso la sentiamo. Mi sentite così? Pronto? Mi sentiamo. sentite così? Sì, sì, benissimo, grazie. Forte e chiaro. Pronto, la ah, sentite, Sì, sentite ok. Allora, sì, grazie dell'invito eh, farò un breve intervento perché appunto, da remoto è, è complicato tenere anche l'attenzione eh, del, del, del pubblico presente lì in aula. Io sono molto contento di essere presente a questa eh, attività e sono anche emozionato. Devo dire, perché eh, ho di fronte un, un pubblico non normalmente presente quando parlano gli operatori sanitari, un pubblico composto da, da studenti, e da persone giovani soprattutto, che sono le persone migliori, a mio parere, eh, sulle quali è utile investire nella eh, prevenzione, nella informazione, perché eh, in questa maniera sono le, le, si raccolgono i frutti migliori della eh, prevenzione. Credo che il progetto parta proprio dal punto giusto perché sceglie come setting di eh, intervento la scuola e, e le farmacie. Io aggiungerei poi che naturalmente gli ambulatori di medicina in generale sono quei posti dove tu, tutti tutta la popolazione generale prima e poi passa, prima o poi è presa in carico con tempi più o meno eh, diversi. Poi importante di questo progetto, lasciatemelo dire, anche la, il fatto che comunque eh, si è scelto di coinvolgere direttamente in una eh, proattività di studenti eh, che diventeranno loro stessi formatori. Ecco, questo secondo me è garanzia di efficacia, garanzia di eh, successo, che rende più facile la comunicazione, che riduce le barriere della comunicazione, che rende capillare la eh, comunicazione e che facendola trappare sicuramente migliora la consapevolezza. Degli studenti. E poi sono molto contento per quanto riguarda i dati di questo progetto dell'utilità utilità che gli studenti attribuiscono agli operatori eh, sanitari. Ecco, credo che la collaborazione all'interno delle scuole debba aumentare ancora di più eh, attraverso incontri, appunto, di informazione, eh, anche fatti, a mio parere, sulla base del volontariato. Esistono già molte esperienze di. Operatori sanitari, medici eh, di, di varia specialità che entrano nelle scuole per fare informazione. Ecco, perché questi corsi di formazione devono questi incontri di formazione devono essere fatti in maniera congiunta, appunto, con la collaborazione diretta eh, insieme agli studenti, con quelli che sono gli, quegli studenti che sono diventati esperti in quella materia, perché questo facilita chiaramente l'incontro la comunicazione con gli studenti. Eh, nella survey eh, è stato enfatizzato il ruolo degli operatori sanitari. Io lo dico non perché per autocelebrazione degli operatori, ma perché credo che sia importante proprio per quei discorsi che la senatrice Lorenzini faceva a proposito della comunicazione. Credo che stia diventando il problema chiave oggi, quello della comunicazione qui quindi vado poi al ruolo anche ai compiti della medicina eh, generale. E la comunicazione attraverso i social o attraverso Google sta diventando sempre più complicata, cioè ci complica la vita anche a noi operatori sanitari. Questi, questo gli studenti lo devono come dire, metabolizzare molto bene e sta diventando più che un'opportunità, purtroppo, Google, il dottor Google, come si dice, piuttosto che i social, stanno diventando purtroppo un problema per noi operatori, perché complica quello che poi avviene all'interno degli, degli studi, degli studi medici. Dieta, eh, eh, argomenti di alimentazione sono molto discussi all'interno dei social, purtroppo in maniera scorretta. C'è con... stato un piccolo problema di regia che spero verrà a breve, a breve risolto. Ehm Beh, è molto interessante che appunto stava uh, sottolineando il, il tema anche delle fake news. Non so se riusciamo a riprendere la linea con, con il dottor Medea. Eh, comunque, insomma, il dottor Google è spesso insomma, un veicolo di fake news che, quando poi, eh, che sono sempre molto nocive, ma quando riguardano la salute lo sono, lo sono doppiamente. Eh, mi, mi sembrava interessante eh, nella, nel suo discorso, tra l'altro, il fatto che lui ha citato questa ipotesi di operatori sanitari che lo possono fare anche in termini di volontariato mi viene in mente anche un medico in pensione visto che poi fare il medico alla fine è una missione magari eh, se penso ai medici di medicina generale oggi di base non hanno tempo nemmeno per, per fare una telefonata quindi di certo non si può pensare che loro vadano nelle scuole però magari un medico in pensione potrebbe forse Esatto, esatto. Adesso invece si ragiona molto sul reintrodurlo il medico e l'infermiere scolastico. Io, nel frattempo, insomma, magari che si ripristini il collegamento, do la parola a Denise Giacomini, dirigente sanitario del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, che è stato più volte anche chiamato in causa in questa discussione. Si è parlato di mense, dell'importanza di agire nelle, nelle mense, che chiaramente ha a che fare con il Ministero dell'istruzione, ma che eh, prevederebbe comunque anche un lavoro interministeriale, proprio questo tema dell'interministeriale e interprofessionale, eh, è proprio un tema chiave toccato anche dalle proposte di cittadinanza attiva. Il Ministero della Salute è da tempo consapevole della problematica che rappresenta l'obesità, tant'è che ha emanato delle linee di indirizzo per la prevenzione e per il contrasto del sovrappeso e dell'obesità, che sono state anche approvate dalla Conferenza delle Regioni nel 2022, eh, eppure, comunque, insomma serve ancora fare più informazione da come, da come ci, ci raccontano queste survey. Ecco, come si può migliorare l'accesso al servizio e anche alla conoscenza e, e quale potrebbe essere in questa chiave anche il ruolo delle farmacie? Eh, buongiorno e eh, grazie, grazie dell'invito. Il Ministero della Salute eh, accetta sempre con piacere questi diciamo, incontri dove la platea è diciamo, multidisciplinare, no? nel senso che siamo abituati come istituzioni a lavorare con i professionisti del settore sanitario, ma il mandato istituzionale è sempre quello ormai di allargare la nostra interdisciplinarità, anche per esempio col terzo settore, con le associazioni, per cui essere qui presenti oggi dove sono in presenza delle scuole e dei ragazzi per noi è molto motivante e motivante in quanto sono questi incontri del territorio eh, che ci fanno prendere diciamo delle, delle idee anche per riflessioni come diceva eh, il nostro ex ministro eh, Beatrice Lorenzin con la quale ho avuto il piacere di lavorare tanti anni e, mh, idee per programmare azioni specifiche eh, certo eh, per un medico di sanità pubblica come me in più anche endocrinologo parlare di prevenzione obesità e di interventi in pochissimi minuti è un po' una sfida quasi impossibile nel senso che per l'endocrinologo e come insomma avete capito anche dalla, dal discorso della, del collega Andrea Lenzi e è un po' la, la patologia sulla quale ci formiamo come specialisti del settore e, però occorre pensare all'obesità come diciamo la patologia che più Oggi rappresenta il concetto di eh, salute circolare, e si parla e forse si abusa anche del termine One Health nell'ambito sanitario. Noi, adesso, abbiamo no, il nostro nuovo Dipartimento per la salute umana, per il One Health e eh, per eh, gli stili di vita, diretto appunto dal dottor Giovanni Leonardi, che oggi sostituisco. E, ehm, non, non esistono silos, quindi eh, attenzione anche a considerare eh, l'obesità come un silos eh, con all'interno le sue peculiarità. Pensiamo invece alla presenza eh, di eh, tanti fattori di rischio, ma tanti determinanti di salute sui quali andare a incidere. E quindi per rispondere specificamente alle domande, ora eh, noi abbiamo dei comitati all'interno del Ministero della Salute e uno ho il piacere di eh, coordinare ed è il Comitato Paritetico Istruzione e Salute. Nasce da un'intesa tra i ministeri, il Ministero dell'Istruzione, attualmente Istruzione e Merito e il Ministero della Salute. Con eh, ovviamente avvicendamenti dei ministri fermatari dell'intesa, da ultimo il nostro ministro Schillaci, il Comitato Paritetico che si è costituito lo scorso maggio ha già lavorato su alcuni documenti importanti come la prevenzione del disagio nelle scuole, eh, ma anche con dei progetti specifici proprio per la prevenzione dell'obesità. E sono dei progetti spontanei che tra l'altro vengono finanziati da alcuni enti come ad esempio l'Ente Nazionale per l'Assistenza dei Biologi, l'Empab, e alcuni esperti del settore, eh, professionisti, eh, scienziati tra virgolette, che hanno lavorato per esempio con la RAI per produrre eh, dei cartoni animati eh, specifici per eh, la prima infanzia e per i bambini con dei supereroi eh, del settore alimento dove eh, ognuno ha la sua funzione per spiegare proprio quale eh, funzione ha l'alimento all'interno del nostro corpo. E, diciamo che questi progetti che sono stati valutati positivamente dal Comitato Paritetico istruzione e salute andranno poi ad impattare nella cosiddetta rete delle scuole che promuovono salute. Quindi da una parte ci sono delle intese fra i ministeri. Eh, ma dall'altra parte noi abbiamo come strumento pratico, anche per eh, rispondere alla domanda come aumentare eh, le informazioni alla popolazione, ma anche all'accesso ai servizi. Abbiamo nel Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 eh, proprio una specifica sezione che è Rete delle Scuole che promuovono salute e rete dei luoghi di lavoro che promuovono salute. Tutte e due le sezioni si occupano della prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, e ovviamente le linee di indirizzo che lei citava, le linee di indirizzo del luglio 2022 approvate in conferenza Stato-Regione, vanno proprio a esplicitare quali sono queste azioni e questi interventi eh, che devono essere attuati sul territorio. Ovvio che ci viene in questo momento anche in aiuto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che fortunatamente è, eh, diciamo, dal punto di vista economico. Economico, eh, ci dà la possibilità di programmare interventi specifici, quindi con una controparte economica perché non scordiamo che tutte le azioni che programmiamo come Ministero della Salute poi eh, devono essere economicamente finanziate dal Ministero delle Finanze. E quindi è la fortuna di avere invece un piano dove programmare interventi economicamente, quindi autonomi e eh, lì abbiamo eh, una delle famose P della, del piano eh, è la prossimità quindi una delle parole cardine è la prossimità e l'integrazione prossimità e integrazione che si coniugano bene con il ruolo delle farmacie perché eh, il piano nazionale di ripresa e resilienza stabilisce proprio che ci debbano essere sull'intero territorio nazionale per aumentare la capillarità e aumentare diciamo così, la possibilità di fare interventi prossimi e la presenza di case della salute in queste case della salute c'è un'interconnessione funzionale con le farmacie del territorio e quindi come ministero della salute stiamo lavorando anche a una formazione specifica perché dobbiamo imparare di più a lavorare in modo transdisciplinare rispettando ovviamente le competenze dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti, dei biologi, dei nutrizionisti Attualmente anche eh, diciamo, se dobbiamo pensare al dato di cui parlava il nostro ministro Lorenzini, il dato fondamentale perché altrimenti il decisore politico non, non ascolta quello che può essere un bisogno se ne non abbiamo una controparte dell'importanza epidemiologica e quindi del dato. E quindi tutta la, la problematica, anche eh, gli aspetti più che altro positivi dell'intelligenza artificiale, quindi gli, gli biostatistici all'interno anche dell'equipe multidisciplinare, quindi utilizzare gli strumenti per aumentare la capacità quindi in breve tempo di avere dei dati disponibili. Pensate ad esempio come sarebbe bello poter avere dei dati su eh, incidenza e prevalenza dell'obesità correlata con, con gli stili di vita. E per ritornare alla problematica dell'informazione, quindi come migliorare l'informazione, eh, serve comunque anche in queste survey nazionali eh, tenere in considerazione eh, le istituzioni, anche nel disegno diciamo, della, degli studi. Mm, molte delle domande che sono state fatte eh, avevano ovviamente una percentuale di, no, di utenza che rispondeva eh, conoscenza o meno della problematica. Noi abbiamo provato a farlo semplicemente con una questionario ad esempio sull'aderenza alla dieta mediterranea, no? nel paese eh, che ci vede così protagonisti di questa alimentazione teoricamente molto controllata e siamo molto poco aderenti, quindi anche se eh, pensiamo di avere uno stile di vita sano, eh, il questionario che, eh, di cui parlo è un questionario che si chiama Arianna, che è presente eh, sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità con il quale abbiamo fatto questo progetto, aderenza alla dieta mediterranea nella popolazione italiana, è diviso per target di età, ognuno di noi può entrare, compila in qualche minuto questo questionario e viene fuori un risultato che ti dice quanto sei aderente a un regime e a uno stile di vita mediterraneo. E, ed è stato interessante fare questo progetto perché, più o meno, diciamo, ricalca il progetto che è stato fatto con, con queste scuole oggi presenti in presenza e, e da remoto, con le stesse metodologie. Un altro progetto che stiamo portando avanti, che abbiamo portato avanti, per ritornare al, invece alle parole della, dei colleghi che parlavano anche dell'importanza di un recupero a livello scolastico, della, diciamo così, um, un po', no, un, un po delle, tra, delle tradizioni, perché forse erano diciamo, i nostri, no sicuramente i miei, non i vostri, eh, genitori o nonni che avevano più il contatto con, con la terra, con il terreno, con i giardini. Noi abbiamo fatto un progetto che ha vinto un premio internazionale per la ricerca che si chiama Progetto Orma ed è stato un progetto pilota ortoterapia, mindfulness, interventi assistiti con gli animali e durante il periodo dell'epidemia dell da Covid per far recuperare agli adolescenti che avevano diciamo, dei disagi per essere chiusi diciamo, nella, nello spazio domestico. Un recupero della dimensione, quindi anche con interventi appunto portati avanti, grazie alla collaborazione con fondazioni come, ad esempio, Campagna Amica di Coldiretti, che ha messo a disposizione degli agriturismi dove poter svolgere queste azioni. Abbiamo formato una serie di operatori sanitari in grado di agire in modo transdisciplinare per il recupero delle tradizioni, la diffusione dei principi della dieta mediterranea tramite il meccanismo del nudging, molto, molto Oggi ho sentito parlare dei ragazzi di queste metodiche, anche se non hanno esplicitato la parola, cioè nel senso eh, spinta gentile a comportarsi in un certo modo, ad agire in un certo modo, perché sono... Ormai a conoscenza di quello che è il mio fattore di rischio, di quello che è diciamo appunto la mia conoscenza sul tema. Quindi abbiamo degli operatori che potrebbero essere messi a disposizione appunto, anche di cittadinanza attiva, eh, operatori anche giovani in grado di svolgere questo, diciamo, questo ruolo all'interno dei, dei contesti scolastici. E, mh, per quanto riguarda invece eh, diciamo così il concetto di obesità come patologia eh, richiamo un po' l'attenzione che ha portato il professor Mennini capodipartimento che segue più l'ambito della programmazione sanitaria e c'è cioè, ovviamente eh, l'intenzione di questo riconoscimento e come diceva eh, l'ex ministro Lorenzin sarà poi ovviamente importante eh, l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza per i quali si sta in questo momento eh, avendo un po' eh, di ritardo. Speriamo però che eh, da una parte il piano nazionale di ripresa e resilienza, d'altra parte anche dei eh, finanziamenti che possono derivare anche dalla collaborazione interdisciplinare, perché eh, attualmente come Ministero della Salute lavoriamo anche con altri ministeri. Pensiamo ad esempio al Ministero del Made in Italy, ieri si celebrava la giornata nazionale del Made in Italy e hanno voluto darci lo spazio. Eh, per presentare la dieta mediterranea come modello scientifico per la prevenzione del sovrappeso e dell'obesità quindi era una giornata del Made in Italy ma siamo andati nel Cilento, sono andati i ministri e quindi eh, la parola al ministro Schillaci che ha evidenziato come modello di prevenzione per la prevenzione appunto della, del sovrappeso e dell'obesità l'adesione alla dieta mediterranea e diciamo così eh, come strumento scientifico. Mm, il tempo è stretto per cui non posso parlare di, di, di tutto quello che eh, il Ministero della Salute in questo momento fa sul tema della prevenzione dell'obesità, però eh, diciamo dalla nostra abbiamo che... Per la legge sulla trasparenza eh, tutto deve essere inserito sul portale istituzionale. Quindi i documenti del Piano Nazionale di Prevenzione, le linee guida eh, non solo per la prevenzione dell'obesità, ma anche per l'attività fisica. Perché non scordiamo che eh, è bene promuovere l'attività fisica, ma deve essere fatta in un contesto ben preciso in quanto per esempio un ragazzo obeso non può svolgere la stessa attività fisica o la stessa attività motoria che svolge un compagno con un body mass index nella normalità. Quindi eh, da una parte le linee di prevenzione per l'obesità eh, e per il sovrappeso, dall'altra abbiamo anche delle eh, linee eh, diciamo così di indirizzo. Per eh, l'attività fisica e per l'attività sportiva che devono guidare gli operatori del settore, anche diciamo, eh, i professionisti che si occupano di attività fisica nelle scuole, a svolgere in modo corretto il, uh, il loro ruolo, per l'accesso ai servizi. Per l'accesso ai servizi, noi abbiamo un'altra direzione generale del Ministero della Salute che coordiniamo come dipartimento, che è la Direzione Generale Già, Alimenti e Nutrizione, che attualmente ha un uh, tavolo. Uh, diciamo con funzione di osservatorio, il TASIN e svolge anche delle funzioni diciamo così, di coinvolgimento eh, di quelli che sono i SIAN, cioè sul territorio i servizi di igiene, alimenti e nutrizione. Sono i SIAN che si devono occupare sul territorio di collegarsi e di eh, diciamo fare una stretta relazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e soprattutto di andare a implementare quei percorsi eh, che eh, descriveva e la dottoressa eh, Lorenzin, soprattutto eh, in ambito appunto eh, preventivo eh, di diagnosi, di terapia e di assistenza. Quindi, in realtà, non si parla più di PDTA, ma PPDTA. Perché abbiamo aggiunto la parola prevenzione perché è fondamentale, visto tra l'altro, che è la, eh, diciamo così, il focus. Eh, di oggi la prevenzione dell'obesità è bene tenere a mente che non si parla più di PDTTA ma eh, la P si è raddoppiata perché il vero investimento in salute come ricordava il professor Mennini essendo un economista sanitario il vero investimento in salute è partire dalla prevenzione mi fermo eh, con una provocazione quanti in sala avrebbero risposto positivamente